In realtà il Requiem alla democrazia è stato cantato più volte. Io ricordo un volumetto veramente prezioso uscito alla fine degli anni 50, si intitolava Le delusioni della libertà, in cui si faceva l'elenco di tutte le correnti antidemocratiche che attraversarono l'Europa fra la fine del XIX secolo e l'inizio del XX, e che di fatto molto spesso apparirono, anche al di là delle intenzioni dei loro ideatori, come delle correnti protofasciste. Il Requiem alla democrazia lo cantarono le correnti nazionalistiche che fin dall'inizio del XX secolo ne decretavano la fine come parte integrante della rivolta filosofica dell'idealismo contro il positivismo, e quella che Benedetto Croce, anche lui fortemente critico verso la democrazia, prima di diventare il filosofo della libertà. In quel libretto che dicevo prima ci sono citazioni di Croce che sono impressionanti da questo punto di vista. Benedetto Croce la chiamava la mentalità massonica, e nel nome della nazione questi pensatori nazionalisti dichiaravano superata ogni forma di pacifismo e di solidarismo, prefigurando in qualche modo l'avvento del fascismo. Non a caso Mussolini, commemorando Enrico Corradini, il fondatore dell'Associazione Nazionalista Italiana, in Senato nel 1931, poté affermare che il leader nazionalista era stato un fascista nel 1896, riconoscendo nella sua predicazione antidemocratica e antipacifista uno dei filoni che avrebbe dato vita al fascismo. Ma la democrazia era anche violentemente contestata da sinistra, nel momento in cui le sinistre borghesi tradizionali e gli stessi filoni riformisti del movimento socialista venivano contestati non solo dagli anarchici, ma anche dai sindacalisti rivoluzionari e dalle correnti massimaliste, che li accusavano di essersi adattati ai riti della democrazia borghese e di aver abbandonato la prospettiva di un cambiamento violento dei rapporti sociali. Questa crisi latente, come è noto, precipitò con lo scoppio della Prima Guerra Mondiale, quando le sinistre riformiste borghesi decisero di appoggiare lo sforzo bellico delle rispettive nazioni, mentre le sinistre rivoluzionarie decisero di boicottarlo, e addirittura la componente bolscevica della socialdemocrazia russa, dalla disfatta del potere imperiale, trasse l'occasione per la presa del potere, è stato celebrato qualche mese fa, che provocò l'irreversibile rottura dell'internazionale socialista. Non è un caso che il movimento fascista italiano sia nato dalla idea di un socialista massimalista passato a destra, con un seguito di sindacalisti rivoluzionari, a un certo punto si sia fuso con il nazionalismo. Tutte le correnti antidemocratiche convergono all'interno del fascismo. E comunque alcuni degli avversari del fascismo, a partire evidentemente dai comunisti, non erano meno antidemocratici di quanto non lo fossero i fascisti. E tuttavia credo che per lo scacco della democrazia valga lo stesso principio enunciato da Italo Calvino a proposito di chi parlava di scacco della ragione. Certo, affermava l'autore di Marco Baldo, dei nostri antenati, gli scacchi alla ragione ce ne sono ogni 10 minuti, solo che subito dopo la ragione trova il modo di superare l'ostacolo che le si è frapposto, poiché la sua forza è proprio quella di tentare e trovare nuove risposte a tutte le sfide che le vengono poste. Provando e riprovando, il titolo di un famoso libro di Karl Popper. E così anche per la democrazia, che per tutti gli anni 30 del secolo scorso venne dichiarata irreversibilmente condannata dal dilagare dei totalitarismi, che sembravano più moderni, vitali, giovani,
rispondenti alle esigenze profonde dei popoli. E invece, quando il totalitarismo fascista mostrò il suo volto più oppressivo ed orrendo, la democrazia sembrò a tutti il regime più desiderabile. E lo stesso accadde quando il totalitarismo comunista nei paesi dell'Europa orientale degenerò in regimi burocratici ed oppressivi che caddero per le loro contraddizioni interne, la prima delle quali fu l'incapacità di realizzare la promessa essenziale del marxismo, la cessazione dell'oppressione dell'uomo sull'uomo. In linea generale, c'è un nesso di complementarietà fra lo stato di salute dei partiti e lo stato di salute della democrazia rappresentativa, la cui qualità influenza l'identificazione dei cittadini nello stato democratico. La natura delegata della democrazia rappresentativa, che non prevede la partecipazione diretta dei cittadini alle decisioni politiche, assegna un ruolo fondamentale ai partiti per quanto riguarda l'aggregazione del consenso e l'orientamento dell'azione politica. Diciamo pure la mediazione delle istanze, perché di per sé stesse le istanze che salgono dalla cittadinanza sono spesso contraddittorie, sono spesso espresse in maniera estremamente primitiva, derivando anche dalla urgenza dei bisogni che una persona sente e dalla sua qualità intellettuale e dal tipo di cultura che ha ricevuto. Il compito dei partiti politici è quello di mediare queste istanze. Chi chiede una delega politica dice: io riconosco la legittimità della tua istanza, mi propongo di andarla a rappresentare. Ma rappresentare non significa portarla esattamente così com'è, significa mediarla con altre istanze che spesso magari sono confliggenti fra di loro e quindi trovare un'esigenza di composizione. Il problema si può dire che è generalizzato, perché la democrazia rappresentativa è la più diffusa nel mondo, anche se caratterizzata da soluzioni istituzionali diverse in funzione della storia e della cultura politica dei singoli paesi. Tornando al nostro paese, nel periodo iniziale dello Stato unitario, il circuito partito-parlamento-governo è stato facilitato dal carattere ereditario di questa prima esperienza democratica, al costo di un'esclusione delle masse del gioco politico. Quando i parlamentari e i governanti si appellavano ai cittadini elettori, si appellavano, se andava bene, all'inizio della storia del nostro paese, a un 2%. Della popolazione italiana complessiva, già che le donne ne erano escluse per intero e gli uomini ne erano esclusi la larga massa degli analfabeti e la massa molto ampia di coloro che non potevano permettersi un determinato censo per accedere al diritto di voto. Era una situazione prevalente nel resto dell'Europa, ma è stata spesso sottolineata per dire che in effetti questo tipo di rappresentanza in Italia non era veramente rappresentativo di tutta la realtà nazionale. Fino ai primi del Novecento i votanti per censo e le rappresentanze parlamentari erano espressione di ceti minoritari e la politica svolgeva soprattutto una funzione di arbitro fra interessi privati. Questa espressione è di Cavour. L'inclusione dei cittadini nello schema della democrazia delegata è avvenuta per tappe successive, spesso sovrapposte, la cui rilevazione può offrire spunti validi per valutare l'attuale situazione di crisi dei partiti. Un fattore di aggregazione è stata l'identità ideologica, tanto più inclusiva quanto più i partiti si sono fatti portatori di una concezione politica totalizzante che tendeva a coprire ogni aspetto della vita sociale. Guardate, qui stiamo parlando soprattutto della fase successiva alla Seconda Guerra Mondiale, la fase repubblicana. Però nello stesso tempo non si può dimenticare come le forze politiche organizzate a livello popolare, quelle che rappresentavano, quelle masse che in qualche modo non erano state direttamente coinvolte nel periodo risorgimentale,
cercassero, e per certi versi, questo rappresenta un'attinenza con un'altra grande nazione che venne unificata più o meno nello stesso periodo in cui venimmo unificati noi, e anche lì per un intervento del potere regio e delle armi, sto parlando della Germania, anche lì si formano categorie di esclusi che sono le stesse, i cattolici da un lato e i socialisti dall'altro. E cattolici e socialisti reagiscono in primo luogo a livello sociale, perché i cattolici non potevano votare per divieto pontificio, e i socialisti si rivolgevano spesso a un tipo di elettorato che non era abilitato a votare perché non aveva i soldi per poterlo fare. Cercano di costruire una loro dimensione sociale, una dimensione cooperativistica, una dimensione autenticamente popolare. E quindi si andava a pensare a tutte quelle realtà di casse rurali, di cooperative, di società di mutuo soccorso. È un discorso che ho sentito fare a Giovanni tante volte. Un esempio appunto è dato dai partiti cattolici, dal Partito Popolare alla DC, che orientavano, che richiamandosi al patrimonio spirituale cristiano e alla dottrina sociale della Chiesa, non solo orientavano il voto degli elettori, ma ne stimolano la partecipazione alla costruzione del bene comune. Non diversamente, i partiti di ispirazione marxista, il cui percorso doveva portare ad una società senza classi, in cui l'alienazione e lo sfruttamento dell'uomo sull'uomo venivano eliminati. Evidentemente la cosa diventa ancora più forte dopo la caduta del fascismo e con l'instaurazione della Repubblica, perché si deve ricostruire dei punti di riferimento. Il punto di riferimento del partito unico non esiste più, non esiste più nemmeno il punto di riferimento della monarchia. La Repubblica nasce ex novo, ovviamente la struttura burocratica è più o meno la stessa, però nello stesso tempo deve anche darsi un diverso tipo di legittimità, una Grundnorm, secondo l'espressione kelseniana. La Grundnorm è la lotta di liberazione dal fascismo, i cui principi di fondo vengono distillati all'interno della Costituzione Repubblicana di cui celebriamo il 70° anniversario, ma soprattutto è la legittimazione di quelle forze che, avendo fatto parte del Comitato di Liberazione Nazionale, possono presentarsi come coloro che hanno vinto la guerra, o, per essere più sinceri, che hanno impedito che per l'Italia la guerra fosse una disfatta totale. Ed è lì che traggono forza la loro legittimazione. Ed è per quel motivo che tutte le forze sociali che vengono costituite o ricostituite dopo la guerra nascono come forze politiche pesantemente infiltrate dai partiti, e come strutture collaterali ai partiti, al punto tale che tutte le esperienze unitarie, a partire da quella sindacale, finiscono in pezzi, perché ogni partito in qualche modo desidera avere un suo punto di riferimento all'interno dell'associazionismo, all'interno del sindacato, all'interno della cooperazione, all'interno del mondo dell'agricoltura. Tutti questi esempi evidentemente dimostrano come, ma tutto ciò sarebbe stato impossibile se non ci fosse stata una legittimazione originale del ruolo dei partiti politici, che veniva appunto dal fatto che essi si presentano come i fondatori della Repubblica, coloro che l'hanno resa possibile con il loro sforzo bellico, e si crea anche la mitologia della resistenza. Mitologia non lo dico nel senso spregiativo, mitos, il racconto della resistenza, come partecipazione degli italiani alla sconfitta del nazifascismo, e quindi, ripeto, di fatto rappresentazione di una vittoria militare che in realtà non c'è stata e che comunque è ciò che salva l'onore dell'Italia, e questo effettivamente c'è stato. Consoliamoci. È la stessa cosa che è accaduta in Francia. La Francia di per sé stesso la guerra l'aveva persa,
e la maggioranza dei francesi era favorevole all'armistizio nel giugno del 1940, l'ostinazione di un pugno di uomini stretti intorno al generale De Gaulle permette alla Francia di potersi presentare come vincitrice al tavolo della pace nel 1945. Queste forti identità valoriali definivano anche i fini etici della politica e creavano barriere a difesa dell'integrità morale della classe politica. La caratterizzazione ideologica era anche sostenuta da un forte ricorso a simboli, bandiere, inni, manifestazioni, un insieme di liturgie politiche che rafforzava la partecipazione degli aderenti alla vita dei partiti, anche se in termini spesso passivi. L'altra variabile con cui rivigorire i rapporti fra partiti e democrazia rappresentativa è stata la politica sociale, attraverso la quale è stata realizzata l'inclusione delle masse, tradizionalmente al margine della rappresentanza politica nello Stato, accrescendo la legittimazione del sistema democratico. La creazione dello Stato sociale con l'introduzione di elementi di tutela solidaristica nel divenire dello sviluppo capitalistico è un percorso che nei paesi europei è simboleggiato dall'economia sociale di mercato, punto di confluenza di filoni culturali di diverse ispirazioni cattolica, socialista, liberal-democratica. Non è un caso forse che gli esperimenti democratici più avanzati, anche in termini di partecipazione dei lavoratori alla vita delle aziende, vengano fatte nell'unico Stato europeo che viene riconosciuto oggettivamente come sconfitto, cioè la Germania, che subisce gravi mutilazioni territoriali, che subisce la suddivisione in due identità statuali e che proprio per questo nella parte occidentale, una parte pienamente democratica, incomincia a sviluppare nuove esperienze sia sotto il profilo sociale sia sotto il profilo politico. Una questione da tutti evocata è quella dell'identità politica dei partiti. La crisi delle ideologie tradizionali non fa venire meno il tradizionale antagonismo fra destra e sinistra, che orienta la scelta di gran parte dei cittadini in una società democraticamente organizzata. Il problema dell'identità non esclude il riferimento ai tradizionali orientamenti valoriali da tradursi in premesse morali sulla cui base offrire soluzioni ai problemi su cui si confronta la contesa politica, nei limiti di sovranità ancora concessi alle politiche nazionali. Rigore, equità e crescita rimangono i paradigmi alla luce dei quali i partiti sono chiamati a riposizionare i diversi interessi da loro rappresentati. Capitale lavoro, per esemplificare, nella consapevolezza che la chiusura in una posizione difensiva che si è espressa nel passato con l'inconcludenza della stagione riformistica è all'origine della loro perdita di credibilità e del discredito delle istituzioni democratiche. L'esperienza dei cosiddetti governi tecnici dimostra che anche le decisioni impopolari destinate a rimuovere le incrostazioni nel funzionamento concorrenziale del mercato e l'iniquità del sistema di protezione sociale non penalizzano il consenso popolare se i costi sono equamente ripartiti e percepiti dall'opinione pubblica come occasione per uscire dall'attuale situazione di crisi e rimettere in moto i motori della crescita. Però bisogna essere capaci di farlo percepire, anche perché se le modalità con cui vengono percepiti gli aggiustamenti strutturali sono le ingiustizie, sono le correzioni inevitabili ad un sistema pensionistico squilibrato, sono anche le notizie gonfiate sui suicidi degli imprenditori e cose di questo genere, effettivamente è difficile che questa percezione possa raggiungere i cittadini, soprattutto quelli che sono più esposti alla diffusione di notizie false o gonfiate. Pur tenendo realisticamente conto delle attuali difficoltà, la cultura politica dei partiti non può eludere il problema di offrire una prospettiva di società migliore, a seconda dei valori di riferimento, in grado di ricostruire un percorso di progresso che valorizzi le grandi potenzialità umane e tecnologiche disponibili e che riattivi i canali oggi intasati della partecipazione democratica.
Un'altra questione collegata alla prima riguarda la strutturazione organizzativa dei partiti. Nell'irrisolta alternativa tra il partito forte degli iscritti e il partito debole degli elettori. La natura associativa del partito pone in primo piano la figura dell'iscritto e le regole alla base dei processi decisionali interni, ma non risolve il problema di canalizzare entro il partito le molteplici espressioni individuali e collettive che non se la sentono di farne parte strutturalmente. Per cui alla fine capita che si finisca per individuare nel microcosmo dei propri iscritti la totalità delle persone a cui bisogna rivolgersi. E le lotte di potere interne diventano più importanti che non il cogliere quelle che sono le tendenze profonde all'interno della società. Altro problema inedito è la domanda di leader carismatici, capaci di bucare il video, come si dice, stabilendo un rapporto diretto con gli elettori potenziali che mal si concilia con le regole della democrazia interna dei partiti. Ho letto da qualche parte che adesso si considera la democrazia liberistica superata. È un errore, la democrazia si è sempre fondata sulle leadership. Sempre. Sulle leadership, sempre. Anche perché i leader non si inventano a tavolino. I leader vengono in qualche modo individuati dalla storia. È un complesso, a volte casuale, a volte precipitato da una serie di elementi storici oggettivi, che produce il leader. Il leader non si elegge, il leader si riconosce. Ci sono persone che possono assumere degli incarichi importantissimi che non sono dei leader e che non lo saranno mai. Ma quando emerge un vero leader, lo si riconosce subito, anche se magari non ci piace. L'alternativa del partito debole degli elettori favorisce i rapporti con i vari movimenti della società civile, ma presenta il rischio che l'attivismo di minoranze meglio organizzate facciano perdere al partito il suo posizionamento baricentrico rispetto agli interessi che vuole rappresentare, come dimostra il caso di alcune primarie. Va ricordato che il Partito Democratico degli Stati Uniti negli anni 70, influenzato con le primarie da minoranze radicali, ha perso il suo tradizionale rapporto con la middle class, condannandosi ad un ruolo minoritario per molti anni. Questo è un discorso molto spinoso. Le famose battaglie per i diritti civili. Nel momento in cui diventano estremamente settoriali, possono essere percepite dal grosso dell'opinione pubblica come se fossero dei lussi che ci si concede a fronte di quelle che sono le problematiche che invece spingono maggiormente l'interesse delle persone. L'immaterialità dei diritti civili, che poi non è il fatto vero perché comunque hanno anche delle conseguenze di carattere materiale, rispetto a quello che è il problema di tutti i giorni, che è quello della quadratura dei conti per molte persone. Alcuni diritti civili alla fine sono stati percepiti non come divisivi, o meglio, lo sono stati, ma non come totalmente estranei alla esperienza delle persone, perché richiamavano quelli che erano i loro rapporti personali più stretti. Parlo del divorzio, parlo dell'aborto. Per quale motivo? Perché sono cose che possono interessare l'esperienza di tutti noi potenzialmente. Ma esistono dei diritti civili molto più settoriali, perché riguardano delle categorie ristrette di persone, penso ad esempio al discorso delle unioni civili fra persone dello stesso sesso, che in realtà si ha buon gioco da parte delle forze reazionarie, populiste, di mostrare al cittadino medio arrabbiato: loro sprecano tutto questo tempo a discutere di queste cose qui e non pensano ai tuoi veri problemi. È un errore ragionare in questi termini, è sbagliato, però nello stesso tempo è un argomento di facile presa.
è il motivo per cui le forze politiche che sembrano troppo interessate a questo ordine di problemi alla fine vengono in qualche misura penalizzate. La scienza organizzativa, per quella minima parte che si è dedicata alle associazioni politiche, sindacali, eccetera, eccetera, ha approfondito le caratteristiche dei modelli organizzativi e legami deboli, basati su reti interorganizzative annodate intorno a poli gravitazionali, cosiddetti nodi del reticolo, al fine di governare al meglio i rapporti fra i giochi interni partecipativi degli iscritti e quelli esterni del coinvolgimento dei vari movimenti della società civile. Nonostante le incertezze applicative, rimane aperto il problema di rendere l'organizzazione dei partiti flessibile e pervasiva, senza penalizzare la loro identità politica e la loro capacità decisionale. Un contributo alla semplificazione del problema posto può essere fornito dal ridimensionamento del ruolo dei partiti nell'occupazione delle istituzioni democratiche. Si tratta di un problema largamente percepito dall'opinione pubblica e ritenuta causa non secondaria del degrado della corruzione nella gestione della cosa pubblica. Il ruolo dei partiti è di aggregare consensi e di fornire orientamenti alle istituzioni democratiche di governo e di controllo che devono godere delle necessarie autonomie per essere sottoposte alla fine del mandato all'indirizzo degli elettori. Da dove arriva oggi la sfida alle democrazie? Cassese elenca molti fattori, ma credo che almeno per quel che riguarda le democrazie occidentali, essi siano riconducibili al diffuso senso di insicurezza che permea le classi medie. Si badi bene, sicurezza in senso lato. Già all'inizio del nuovo secolo si diceva che alla grande paura dello scontro nucleare fra Stati Uniti e Unione Sovietica erano subentrate, dopo il crollo dei regimi comunisti, tante piccole paure collaterali che trovarono poi una loro forma all'indomani dell'11 settembre 2011 nella paura del terrorismo islamico. Nella paura del terrorismo islamico. Ma vi è qualcosa di più radicale, ed è venir meno per la classe media che forma l'ossatura delle società occidentali di quella rete di garanzie sociali ed economiche che era data per scontata, aggravata dagli esiti di una crisi economica di vasta sfortata come quella scatenatasi a partire dal 2007, che è stata originata da un capitalismo rapace sconnesso dal sistema produttivo, come ci ha dimostrato più volte qui il compianto professor Gallino. E che si sta concludendo con un ridisegno dei rapporti di forza sociali che rende ancora più debole la posizione del ceto medio. Da qui origina un rigetto globale nei confronti delle elite politiche, intellettuali ed economiche, accusate di incapacità nello svolgere il loro compito di protezione degli interessi popolari diffusi, giacché la promessa della democrazia non è soltanto quella della libertà di parola, di pensiero e di voto, ma è anche e soprattutto, per usare il linguaggio di Roosevelt, quello della libertà dalla paura. E non è un caso che la critica alla democrazia rappresentativa venga da chi cavalca tutte le paure, quella degli immigrati, la presenza in termini numerici viene triplicata per avallare la paura del terrorismo e della competizione sociale. Nessuno crede realmente, credo al fondo, che gli immigrati siano qui per convertirci a forza all'islamismo, anche perché fra l'altro la quota degli immigrati di religione islamica è minoritaria nel nostro paese e la maggior parte di loro sta adottando uno stile di vita alquanto secolarizzato, più o meno come il nostro. Molti però guardano gli immigrati, di qualunque colore siano, di qualunque religione professino, come ad un problema, perché tolgono lavoro, perché vengono percepiti come dei possibili concorrenti nelle fasce basse del mondo del lavoro e quindi come persone che possono ulteriormente restringere i diritti del lavoratore perché costituiscono una forma di concorrenza verso il basso.
Questo è il punto principale. Che poi questo possa creare anche dei momenti di inconciliabilità sotto il profilo culturale è un dato di fatto. Noi spesso indulgiamo ad una rappresentazione forse un po' troppo idilliaca della situazione dei poveri, nel senso che pensiamo che fra di essi sia diffusa una maggiore solidarietà. Se posso fare un riferimento che può sembrare un po' frivolo, appena ho visto proprio la settimana scorsa un film, si intitola Come un gatto in tangenziale, in cui effettivamente viene rappresentata da un lato l'incomunicabilità totale fra i settori sociali più poveri e chi sfugge la attenzione. Da un lato si evidenzia come i settori sociali più poveri rimangano nell'ignoranza perché ci vogliono rimanere per certi versi, e come di fatto non sia molto difficile costruire una solidarietà reale fra i poveri per via dell'incattivimento complessivo di questa nostra società. Incattivimento che non certifico io, lo certifica il Censis, è forse il dato più significativo del rapporto Censis del 2017. Non è un caso che questo tema sia stato ripreso direttamente dal nuovo arcivescovo di Milano, Monsignor Delpini, nel suo primo messaggio di Sant'Ambrogio. E per questo lui abbia voluto fare un elogio del tessuto istituzionale come di ciò che tiene insieme il Paese. Ma per tenere insieme il Paese è molto più facile se si ha la percezione della legittimità del ruolo che svolge. Guardate bene, la legittimità o l'illegittimità non è definita dal fatto che tu rispetti le leggi sono molto importanti. Il problema della legittimità è talvolta il riconoscimento ed il rispetto che si ha del ruolo istituzionale. Riconoscimento e rispetto del ruolo istituzionale che non può essere ottenuto né con una gestione del potere distaccata, ma nemmeno con la pretesa di fare di un appiattimento del ruolo di chi governa rispetto a chi è governato, poiché è evidente che deve esserci una distinzione di un certo tipo, che comunque chi governa è in una posizione diversa, altrimenti, ed è la logica conclusione, ne parleremo dopo, si deve pensare che il malato e il chirurgo che lo opera siano nella stessa posizione, cosa che evidentemente non è vera. E infatti la diffidenza è anche verso la scienza cosiddetta ufficiale, ossia verso la scienza più pura, ben esemplificata dalla violenta e pericolosa polemica sui vaccini. Io vorrei avere a volte la bella libertà di parola che ha il professor Roberto Burioni per poter dire a certa gente quello che si merita, come lui fa abitualmente, dandogli degli ignoranti e dei mestatori, perché effettivamente questo sono, ed è un giocare con la salute delle persone. Perché è vero questo? Perché però la gente diffida? Da un lato perché c'è una critica generale nei confronti della competenza che viene giudicata come un elemento di divisione. In un paese come il nostro, che oltretutto ha sempre avuto un rapporto molto difficile con la cultura. Dall'altro lato perché una volta di più forse pesa anche il tipo di rapporto che coloro che sanno hanno nei confronti di coloro che non sanno, che spesso è un rapporto sbagliato perché viene percepito come molto distante. Questo soprattutto tutte volte che si insiste sull'alleanza tra medico e paziente, bisogna anche tener conto che per costruire questa alleanza si deve essere, non dico non sullo stesso piano, perché come ho già detto questo è impossibile, ma perlomeno che ci sia la volontà da parte di tutte e due le parti di rapportarsi. Mi fido di te, ma mi fido di te perché mi ispiri fiducia, perché ti rapporti con me sul piano umano, anche se poi alla fine dovrai essere tu a decidere perché sei tu che sai. Ecco, forse a volte questo profilo umano da parte della scienza non è stato percepito.
ma non è un buon motivo per dire che la scienza è tutta un'impresa e che certi problemi possono essere risolti bevendo acqua colorata, sostanzialmente. Il rifiuto delle forme stesse rappresentative della politica, qui si vuole sostituire una sorta di rapporto immediato fra il popolo e il capo, laddove il popolo è chi la pensa come noi. La presenza di idee difformi non viene contemplata se non per demonizzarla. E badate bene, questo è un riflesso totalitario, perché nel momento in cui i dittatori parlavano del popolo, parlavano di quelli che sì, la pensavano come loro e invitavano il popolo a respingere dalle loro fila i mormoratori, i nemici, gli avversari di classe e cose di questo genere. O la famosa democrazia digitale in cui uno vale uno, salvo scoprire che la gestione del consenso avviene tramite un algoritmo i cui codici sono gestiti da un'azienda privata e che li può alterare in qualsiasi momento per ottenere il risultato prefissato. Insomma, la democrazia rappresentativa viene vista con sospetto perché la si ritiene distante dalle preoccupazioni reali dei cittadini. E a coloro che si occupano professionalmente di politica si guarda come ad una casta, quanto mai ha fatto quest'uso di questo termine, di privilegiati. A ciò si aggiungano anche i crescenti moti di ricorsa verso la cosiddetta globalizzazione, soprattutto nella forma dell'interdipendenza delle scelte politiche dei singoli paesi, vista come un attentato alla sovranità. In particolare nel nostro paese questa minaccia viene identificata con l'Unione Europea, con l'euro, per cui realmente ci sono delle forze politiche che sarebbero disposte a buttare a mare la nostra primogenitura di paese fondatore dell'Europa in cambio di un consenso elettorale precario ottenuto raccontando bugie e cavalcando le paure dei cittadini, salvo poi perdersi nell'analisi geopolitica, per cui un imbecille che però si candida a fare il capo del governo ha dichiarato qualche giorno fa che l'asse franco-tedesco si è indebolito. Lo vedrà se si è indebolito. Idiota. La promessa delle forze che contestano la democrazia rappresentativa e che per comodità si sogliono definire populistiche, secondo la definizione dei politologi britannici Daniele Albertazzi e Duncan McConnell, che nel populismo vedono un'ideologia secondo quale al popolo, concepito come virtuoso e omogeneo, si contrappongono delle elite e una serie di nemici, i quali attentano i diritti, i valori, i beni, l'identità e la possibilità di esprimersi del popolo sovrano. Quindi il popolo puro è un conto, le elite sono tutti gli altri, sono dei traditori. Questo è un meccanismo di cui avevo già parlato prima e che è tipico di tutte le forze populistiche. Poi chi siano gli altri, chi siano le elite, li puoi chiamare in tanti modi, li puoi chiamare capitalisti, li puoi chiamare nemici della patria, li puoi chiamare ebrei. Ma funziona in certi modi. La funzione, appunto, la promessa delle forze populistiche è quella di proteggere. Non è un caso che molti populisti indichino come società ideali quelle in cui in cambio della restrizione di certi diritti individuali viene garantita sicurezza sia nel senso dell'ordine pubblico sia nel senso di una certa prosperità economica, ad esempio la Russia di Putin. Il limite più evidente dell'antielitismo, tuttavia, è quello dell'incompetenza. Per cui l'antica aspirazione di Lenin di far dirigere lo Stato anche ad una cuoca può forse realizzarsi, ma comunque nessuno dell'elite bolscevica faceva cuoco di mestiere, ma a prezzo di scontare l'incompetenza e l'approssimazione dei neofiti. Peraltro, la perdita di qualità del ceto politico, che non riguarda solo le forze populiste, esalta per forza di cose il ruolo del ceto burocratico su cui incombe l'onere di tradurre in atto la linea politica di chi è stato scelto dal popolo. Solo che di fronte all'incompetenza e alla mancanza di chiarezza di idee del ceto politico, il ceto burocratico sovrapporrà inevitabilmente la sua politica. E non è un caso che gli ultimi decenni, a fronte della progressiva crisi della politica,
abbiano visto ampliata la forza di intervento dei cosiddetti corpi separati, in particolare del potere giudiziario, penale, civile, amministrativo, contabile, che entra pesantemente nei meccanismi politici ed amministrativi, irrigidendo le procedure e sottoponendo gli amministratori ad un continuo stress eccessivo. Faccio un esempio che è stato denunciato in una chat di amministratori qualche giorno fa. È uscita una sentenza della Cassazione che ha condannato gli amministratori di un paese nel Veneto, mi pare, perché non hanno fatto degli interventi sulle scuole generalizzati, anche se il loro paese è classificato a basso rischio sismico. Se questa sentenza, che è stata adottata solo in punta di diritto, senza nel massimo spregio degli interventi di carattere amministrativo e delle ovvie necessità economiche, che presidiano la possibilità di fare interventi strutturali di questo tipo, dovesse fare stato e non dovesse essere corretta da un intervento del legislatore, un intervento chiaro e univoco del legislatore, praticamente i bilanci di tutti i comuni salterebbero, perché alla fine non si potrebbe fare altro che questo, cioè mettere in sicurezza scuole che probabilmente non hanno bisogno di essere messe in sicurezza. Questo è un intervento sistematico da parte di incompetenti, perché questo giudizio è stato reso in punta di diritto, ma senza alcuna reale competenza amministrativa ed economica, su di una questione che non è di loro pertinenza, e con un potenziale danno per tutte le amministrazioni locali che è incalcolabile. Incalcolabile. Ma affrontare questa situazione implicherebbe una grande azione riformatrice, la cui la nostra società sembra essere refrattaria, visto il risultato del referendum costituzionale del 4 dicembre 2016. Soprattutto richiederebbe che ci fossero luoghi di formazione di un'elite, di un ceto dirigente, di una classe politica, la si chiami come la si vuole, giacché la sociologia, da Pareto in poi, ci insegna che sempre le società umane sono gestite da elite e il problema reale è quello della forma e della modalità della loro circolazione. Un tempo questo ruolo era garantito dai partiti politici, sia per elezione sia per cooptazione, più la seconda che la prima in verità. Nel quadro di riferimenti certi sotto il profilo ideologico ed organizzativo che richiamava in precedenza. C'è una battuta attribuita ad un vecchio dirigente comunista, al dottor Torella, che dice che il criterio di cooptazione funziona nel senso che tu coopti sempre gli stupidi perché non ti danno troppo fastidio. Poi succede che per errore o perché una persona intelligente è stata abile a mascherarsi da stupido, tu coopti un intelligente e quello lì mette in crisi il sistema e fa fuori i cooptatori e si sostituisce a sua volta come elite. È una battuta un po' cinica in verità, però non si può dire che non sia successo spesso così e che quindi a volte i cambiamenti siano stati accidentali, nel senso che nella distrazione generale è saltato fuori uno più intelligente e più furbo che ha fatto fuori i vecchi capi in testa. Ora il problema aperto, ci dice Cassese, è quello di accompagnare la ricerca incerta di un modello democratico che non sia mediato dai partiti, che si accompagna a quella della gestione e della circolazione incontrollata delle informazioni e del suo limite, e alla gestione delle interdipendenze fra gli stati, nonché fra questi e i vari poteri che si sono affermati nel mondo. Ancora una volta la democrazia è chiamata a reinventare se stessa, ma non può farlo se non camminando sulle gambe delle donne e degli uomini di buona volontà. Grazie. Grazie Lorenzo per questa presentazione, perché presentazione direi una vera lezione, vera e propria. Due cose prima di
passare la parola ai primi interventi. Una riguarda proprio la questione della formazione. Questa cosa ci riguarda in particolar modo, perché proprio nella tensione, che per me è proprio rappresentabile quasi in maniera matematica, più burocrazia, più c'è tecnocrazia, più è forte la necessità dei, come si chiamano, dei poteri separati, no? La magistratura, la tecnica, il ceto burocratico, di fare una loro politica, tanto più si perde il pensiero politico, tanto più dall'altra parte c'è necessariamente, quasi per gravità, una risposta demagogica. Quindi dove manca la collaborazione politica c'è necessariamente da una parte la tecnocrazia, dall'altra parte la demagogia, le due cose si tengono, e il nostro interesse, il nostro sforzo è invece fare in modo che ci sia questa gravità verso quest'area di pensiero politico che permette poi di tenere insieme queste due tensioni. E si ha l'idea proprio di un continuo di tensioni, di movimenti che corrono e ricorrono. Tutta la questione affrontata da Lorenzo sui diritti, per carità, nessuno mette in discussione le questioni legate a necessità assoluta di riconoscere il principio di equità nel trattamento, anche a categorie particolari, no? Quindi andiamo a fare delle distinzioni, però per i diritti civili intesi in senso universalista e quelli intesi in senso particolarista, perché bisogna fare delle distinzioni in modo tale che a tutti siano dati le stesse possibilità. Però quanto più bisogna ricordarsi sempre che quanto più si spinge sul versante dei diritti, tanto più ci sarà una risposta in senso contrario. Non c'è mai stato, già all'inizio lo dicevamo, già a fine 800 c'è una prima crisi conclamata, una messa in discussione vera e propria da parte del pensiero politico della destra, della cultura dei diritti già alla fine dell'Ottocento. I diritti veri e propri, evidentemente loro si riferivano ai diritti politici innanzitutto, eppure già allora c'era un movimento di ritorno. Bisogna sempre tenere conto che quanto più cresce la nostra elaborazione sul piano dei diritti, tanto più ci sarà una risposta in senso contrario. Quindi il ruolo della democrazia può essere inteso al suo interno proprio in questo senso, cioè riuscire a fare costantemente questa opera di mediazione, di sintesi, che permetta a questo andirivieni di oscillare in maniera costante senza mai perdersi e prendere la tangente e finire dove non bisogna finire, cioè nelle esperienze totalitarie. Adesso in attesa al professor Cassese starà sicuramente per arrivare, chiedo se c'è già qualche intervento, qualche domanda da questo punto di vista, perché le questioni poi sono tante e invito, anzi ripeto, a prenotarsi una domanda, qui c'è un elenco che possiamo prendere nota, e quindi lascio la parola per il momento a voi in attesa della del professor Cassese, che dovrebbe arrivare intorno alle 11:20 da programma. Quando tu hai anni prima in aria, mi dice qualcuno che a proposito di Churchill, la sera quando perse le elezioni, era la sera credo successiva o post successiva di quando era in una riunione a Potsdam con gli altri vincitori. Per cui dopo la sconfitta alle elezioni si tornò al tavolo vincitore dicendo: questo signore torna in avanti, discute con voi, io ho perso le elezioni, da noi si usa così. Mi dicono che la moglie di Churchill la sera fosse molto incazzata, questo popolo non... E lui abbia detto: sì, però abbiamo combattuto per la democrazia, e sostanzialmente il fatto di essere stati sconfitti nelle elezioni è il segno che la democrazia tutto sommato è meglio, no? Ecco, c'è un problema a riguardo, che lì la democrazia era non solo
la continuazione, credo, di un certo modo di vivere, di agire che aveva un paio di secoli, più o meno. Ma era la opposizione a qualcosa di assolutamente vietante le libertà, no, il nazismo, impedeva le libertà, impediva, diciamo, le elezioni, ammazzava persone, quindi lì aveva queste caratteristiche, quel tipo di democrazia che vinse. Allora, qui io metterei due o tre punti così un po' provocatori, perché vediamo se oggi i problemi sono ancora quelli, se lo sono o se non lo sono. Cominciamo. Sostanzialmente, almeno in Italia, la libertà di associazione, di critica, di presentarsi alle elezioni è sostanzialmente passata. C'è. Secondo me, dobbiamo riflettere sul fatto che quello che manca è una serie forse di azioni positive per cui chi si esprime nella libertà, Cattaneo compreso, lo faccia dicendo non sciocchezze. Allora il problema è possibile, è giusto che per la democrazia, che per tentare di preservare, di esprimere la democrazia oggi, è giusto che si dica che la istruzione vada estesa? E noi oggi abbiamo grosso modo l'istruzione fino a 16 anni, obbligatorio, grosso modo, scappiamento. Non tutti l'hanno raggiunto, no? È giusto porsi il problema di l'obbligatorietà va perseguita, va raggiunta meglio, vanno fatte azioni positive, perché se non si arriva a 16 anni non si abbia la possibilità di presentarsi a 16 anni dopo aver studiato fino a 16 anni. Non si abbia alcuna possibilità di presentarsi come candidati alle elezioni, né si abbia il diritto attivo, cioè si dice dobbiamo cercare la partecipazione maggiore estendendo a 16 anni il diritto di voto. Assolutamente no, bisogna estenderlo, secondo me, a quei 16 anni che abbiano fatto il cursus degli studi. Chi per motivi vari non la fa e si rifiuta di farlo perché le azioni positive che mettiamo in campo, non le vuol fare, non deve assolutamente partecipare ad alcune elezioni a 16 anni. Ci partecipi sì, ma non a 18 come adesso, ci partecipi a 21 come era una volta, come elettore attivo, come eligendo manco col capo, non deve essere messo in lista. Questo è un tentativo di buttargli una provocazione. L'altra questione, fra chi si mette in lista, è accettabile che si mette in lista per essere eletto chiunque, anche se non ha dimostrato alcuna, diciamo, sequenza di incarichi di maggior peso, dimostrando di aver almeno imparato cosa vuol dire gestire un incarico pubblico? Poi i risultati li valuteranno gli elettori. Ma se uno non ha fatto, come si usa in Cina, un corso sonoro, cioè una sequenza di sempre maggiori incarichi pubblici, non ha imparato il mestiere. Lo dice uno che ha fatto solo 50 consigliere comunale e non avendo imparato il mestiere ha detto non è il mio mestiere, è mio, non lo so fare, tiriamo fuori dal palio, lo so fare altri, io no. Un corso sonoro per chi da esigere, per chi si voglia presentare ed essere eletto. L'ultima questione. È corretto che noi abbiamo delle frequenti votazioni? Perché se il Cattaneo o chi per lui si presentasse alle elezioni in un clima di frequenti elezioni, una volta eletto, tende sostanzialmente a occuparsi solo del breve termine. Cioè di ciò che può soddisfare gli elettori nel giro di un anno e mezzo, due anni, eccetera. Questo non va bene, da qui la demagogia, eccetera. Quindi bisogna fare in modo che le elezioni, il caso clamoroso è quello di quello che sta succedendo in Grecia, quando la Merkel, avendo un'elezione in un anno,
prossime elezioni si è rifiutato di fare degli interventi che sarebbero stati molto meno dispendiosi, perdete meno di perdere le elezioni in quell'anno. Allora forse è il caso di rendere più rare le elezioni, di accorparle dovunque sia possibile, come per fortuna stiamo facendo adesso, ma forse è il caso anche senza fare più enormi cambiamenti costituzionali di introdurre non tanto la fiducia costruttiva, ma di introdurre almeno un cambiamento istituzionale che è la fiducia viene da una Camera sola, punto, dopodiché è molto più difficile abbattere i governi, e laddove avviene da due Camere anche la seconda può abbattere un disastro. Ecco, correttivi di questo tipo forse vanno un po' meditati, vanno un po' pensati per quella questione che è piccola, che è la democrazia in Italia, quella questione che è grossa, si può sentire Cassese, che se ne intende di più. Nel futuro c'è un altro. Spero di avere la voce e di mi presento, ci conosciamo, Beppe Valentini, Novazza Milanese. Non ho letto il libro di Cassese, ma aveva colpito da una unica recensione che avevo letto uscita sul Sole 24 Ore. Sono un estimatore di Cassese da sempre e apprezzo sempre molto i suoi interventi. Nel prepararmi a questa mattinata facevo alcune riflessioni, non ho letto il libro, ma immaginando poi la cornice dei ragionamenti, ero arrivato anch'io alla conclusione che poi percorre tutto lo splendido, credo, sintesi di Gaiani, e che come nostro metodo credo percorre il libro in pratica, più o meno insomma, adesso. E quindi ero arrivato la mia messa a fuoco, diciamo, rispetto a questo complesso, molto complicato e molto complesso appunto di tematiche, di nodi. Anche per la mia esperienza, io milito in un partito politico, è secondo me il tema ancora estremamente attuale della crisi dei partiti, del ruolo dei partiti, la crisi dei partiti e qual è il loro rapporto con la difesa, la coltivazione, chiamiamolo così, della democrazia. Siccome a me sembra che per le difficoltà che vedo, e a me pare che siamo di fronte a una deriva crescente dei partiti, un po' tutti, rispetto a una concezione elettoralistica eccessivamente leaderistica, mi verrebbe da dire una sintesi quasi solo televisiva e mediatica, senza aver mai, in particolare i partiti che ci interessano del centro-sinistra, una vera attenzione a come costruire un partito che sappia, accantonato il modello ormai impraticabile novecentesco, come dire, mettere in pratica realmente un partito che sappia appunto rappresentare senza sovrapporsi. I tempi sono cambiati enormemente rispetto a scolarizzazione, cultura, tutto quello che succede nella società, e che secondo me io non vedo, sono molto pessimista allo stato attuale su come i partiti siano in grado di autoriformarsi. Una mia percezione personale, se volete molto limitata, molto modesta, immagino che la situazione italiana sia ancora più aggravata da appunto un disordine, come dire, una carenze culturali storiche, per cui i partiti hanno potuto in qualche modo invadere e acquisire dei profili patologici rispetto a una vera rappresentanza, una vera democrazia, perché proprio non esiste, mi sembra che non esistano i materiali. Io ho fiducia che da qualche parte nel sistema dei partiti ci sia un aggregato di testi, intelligenze e volontà che sia in grado di invertire la rotta, ma la vedo molto molto difficile, per cui una riflessione che ho fatto spesso da frequentatore da abbastanza tempo di questo cenacolo, diciamo, nostro di dibattito e di discussione, è che noi siamo molto bravi a fare analisi, a rappresentare, come dire, individuare scenari che sono di tipo analitico, culturale, ma il tema del come si organizza concretamente una ricerca, infatti mi fa molto piacere leggere il concetto di, che io non conoscevo, di la scienza organizzativa, che c'è scienza organizzativa che dovrebbe riguardare il come si organizza anche un partito. E quindi mi sembra che se i partiti da una parte allo stato attuale io credo facciano molta fatica, oppure non hanno proprio voglia di cambiare,
di cambiare rispetto a un'impostazione appunto di tipo esclusivamente e patologicamente leaderistico, da che parte arriva, come si può fare per fare in modo che o i partiti o qualche altra agenzia formativa si occupi della formazione di classi dirigenti? La formazione di vere classi dirigenti è uno dei grandi problemi dei nostri partiti, credo. Qualcuno, il mio amico Cattaneo, giustamente diceva, non è possibile che il primo che arriva che dice due, al di là della un concetto molto vago, demagogico e populistico di rappresentanza, la cuoca di turno si presenti a dire io voglio essere in Parlamento. Allora, credo che ci sia veramente un problema, forse io non ho risposte, del come la società civile si organizza, ma senza, cioè come dire, passando il ruolo del partito è fondamentale, e qui probabilmente chiudo, non mi è molto chiara e questo può diventare una domanda, se nelle ultime righe dell'intervento di Gaiani, quando si dice ora il problema aperto ci dice che è quello di accompagnare la ricerca incerta di un modello democratico che non sia mediato dai partiti, mi verrebbe da dire che non sia esclusivamente mediato, ma che cioè, dentro a queste parole c'è un problema di ridefinizione del ruolo dei partiti che credo sia fondamentale. Sono altri interventi? In realtà non ci sono risposte, perché penso che questi interrogativi siano più rivolti a Cassese che non a me. Io mi sono limitato ad analizzare il testo e poi ovviamente anche a metterci dentro del mio, però credo che effettivamente sì, il criterio della scienza organizzativa esiste da diverso tempo. Il problema è che molto spesso le organizzazioni si sono costruite in materia antiscientifica, nel senso che la scienza dell'organizzazione nasce soprattutto dalla, come si può dire, dall'analisi di come le organizzazioni si sono concretamente strutturate. Spesso, in forma casuale, che poi è diventata una forma strutturata. Accade di rado che ci siano delle scelte specifiche. Oddio, sì. Forse la scelta specifica di fondo è quella che venne svolta da quello che incontestabilmente è stato uno dei geni politici del XX secolo, cioè Lenin, nella costruzione del modello del partito bolscevico. Perché a un partito di massa, come erano i partiti socialisti, perlomeno laddove potevano organizzarsi liberamente, lui punta fortemente su di un partito di quadri e teorizza che il pensiero socialista, marxista, non debba nascere dalle masse, ma debba essere portato all'interno delle masse da parte del partito. Cioè il partito che costruisce la coscienza di classe, o perlomeno la fa affiorare, perché la classe operaia da sola non è capace, prova di sì, che la stragrande maggioranza dei dirigenti bolscevichi non era per nulla di estrazione operaia, erano pochi. Erano a volte dei declassati, cioè persone che venivano magari dalla borghesia o dalla piccola borghesia e che non avevano un proprio ruolo sociale, oppure venivano da settori marginali all'interno dell'impero russo, ebrei, georgiani, estoni, cioè quelle etnie, quelle nazionalità che erano state sottoposte progressivamente al potere zarista e ne erano state oppresse, e che trovavano all'interno di una classe operaia che molto spesso non conoscevano, e ancor meno spesso conoscevano la realtà contadina, che voleva dire la stragrande maggioranza della realtà dell'impero russo, e giunsero a prendere il potere. Potere che si era esaurito, perché improvvisamente il sistema imperiale era tornato
e il sistema democratico che si cercava di costruire al suo posto era estremamente debole, anche perché insisteva in una politica estremamente impopolare, che era la continuazione della guerra, da dove i bolscevichi promettevano che avrebbero immediatamente fatto un accordo con gli imperi centrali, sia pure a condizioni disastrose per la Russia. Ma tanto, pensava Lenin, prima o poi scoppierà la rivoluzione mondiale e quindi a quel punto lì quello che noi abbiamo voluto cedere ai tedeschi e agli austriaci ce lo riprendiamo. In fondo, quella che noi chiamiamo rivoluzione d'ottobre è stato un colpo di Stato militare condotto da una minoranza che era estremamente determinata. Ecco, in queste circostanze può imporsi un partito come quello che aveva in mente Lenin, perché è un partito adatto per questi interventi di manovra, non tanto manovra politica in senso stare, ma manovra politico-militare. Il partito bolscevico diventa partito di massa successivamente, quando il partito diventa la forza dirigente di tutta la società sovietica, soprattutto nel momento in cui non tanto Lenin ma i suoi eredi per primo Stalin si rendono conto che comunque non ci sarà nessuna rivoluzione mondiale e il vero problema è quello di consolidare il socialismo in un solo paese. E che paese? Questo è il criterio fondamentale. I partiti comunisti diventano, oltretutto, non riescono quasi mai a diventare veramente dei partiti di massa, perché comunque le socialdemocrazie occidentali continuano a mantenere il controllo della classe operaia. Non ci riescono parzialmente in Germania prima dell'avvento del nazismo e in Francia, ci riescono in Italia ma solo dopo la caduta del fascismo. Ma nel resto dei paesi europei, alla fine, almeno là dove sono legati, i partiti comunisti rimangono partiti minoritari. E se il Partito Comunista Italiano riesce ad avere il seguito di massa che ha avuto fino alla fine della sua esistenza, è perché da un lato riesce a capitalizzare il suo ruolo di unico partito che si sia opposto al fascismo sistematicamente, pur mantenendo una presenza clandestina, minoritaria, perseguitata, eccetera, eccetera, nel corso degli anni. Ma dall'altro lato perché è riuscito in qualche modo a recuperare tutte quelle strutture sindacali e organizzative che il socialismo riformista aveva costruito, che il fascismo aveva disperso, e che il Partito Comunista, grazie ad una capillare presenza, riesce a ricostruire, e da partito quadri, spesso molto settario, grazie all'intuizione di Togliatti, evolve il partito di massa. Anche il Partito Comunista Spagnolo, che era stato l'unico partito che si è fatto opposizione a Franco nel corso degli anni, salvo poi scoprire che quel suo spazio non esisteva più, perché comunque la società spagnola, sia pure sotto la dittatura, era già evoluta e i socialisti da subito rovesciarono i rapporti di forza con i comunisti. Quindi da questo punto di vista il modello organizzativo comunista è quello che funziona di più se si deve puntare ad una conquista del potere, soprattutto in condizioni eccezionali come quelle derivanti dal crollo appunto del sistema zarista e dal vuoto di potere che si era creato, perché in una nazione priva di tradizioni democratiche come l'Unione Sovietica, come la Russia imperiale, se improvvisamente il potere costituito millenario non esisteva più, si creava un vuoto. Le forze democratiche non avevano nessuno abbastanza deciso da poter tentare di colmare questo vuoto. I bolscevichi avevano questa decisione, prendono il potere. Molto spesso però la presa di potere, sapete, non è nemmeno una conquista particolarmente violenta, perché alla fin fine il putsch, l'opposizione, l'occupazione del palazzo d'inverno è una cosa che ha prodotto tutto, no? La guerra civile è venuta dopo, per ragioni esterne. Il dato di fatto vero è che a volte il potere è per terra, perché
vecchi governanti non sono più in grado di esercitarlo e non c'è nessuno abbastanza deciso per esercitarlo al loro posto. E lo diceva anche Mussolini: io non ho preso il potere, io lo raccolto da terra, perché nessuno aveva più voglia di esercitarlo. Cioè questo professor Cassese è arrivato, quindi diciamo proprio chiusura. Neanche il fascismo volle sciogliere quel nodo, cioè di quanto il partito dovesse condizionare lo Stato e la società. Quindi quando noi pensiamo alla democrazia e anche alla politica che informa di sé tutto, i partiti che informano di sé tutto, anche le parti più minoritarie della società, ci stiamo addentrando in un nodo difficilissimo da sciogliere. Un saluto al professor Cassese che è arrivato. Sovranità parlamentare. E
il titolo del primo capitolo del libro di diritto costituzionale che viene consigliato agli studenti inglesi nelle università britanniche. E invece la decisione è stata rimessa al popolo, e dopo che il referendum si è tenuto, referendum consultivo, è stata sentita la Corte Suprema del Regno Unito, e la Corte Suprema del Regno Unito ha detto no, c'è bisogno di una legge. Quindi c'è stata una prima ambiguità, e cioè che si è espresso il popolo, ma poi si è dovuto esprimere il Parlamento rappresentativo del popolo, che teoricamente avrebbe potuto dire non vogliamo uscire dall'Unione Europea. La seconda ambiguità del referendum che sta apparendo, che si sta mostrando nella maniera più chiara oggi, è la seguente, e cioè che, come spesso capita nel referendum, e sapete che è successo anche nel referendum italiano del 4 dicembre del 2016, le persone che sono invitate a esprimersi, cioè il popolo a cui si chiede l'opinione, spesso dà una risposta a una domanda diversa da quella che gli viene posta. È inutile che vi dica, per esempio, in Italia a quale domanda reale è stata data una risposta quando è stato chiesto a noi di esprimerci sulla riforma costituzionale. Esatto, l'ha detto sottovoce, ma ce l'abbiamo tutti nella testa. Allora, e questo appare sempre più chiaramente, e appare chiaramente nella fase esecutiva, quando ci si è resi conto che è stata presa una decisione che era diversa da quella che probabilmente sarebbe stata presa se ci fosse stata una maggiore riflessione da parte popolare sulle conseguenze. In realtà nel Regno Unito non era tanto l'Unione Europea quanto la libertà di circolazione, e neppure la libertà di circolazione dei cittadini europei, ma il fatto che la libertà di circolazione spesso comporta anche un aumento dell'immigrazione irregolare. Bastava regolare quella senza bisogno di arrivare all'estremo di uscire dall'Unione Europea. E poi c'è un altro elemento, come dire, un'altra difficoltà, un altro malessere della democrazia britannica. Qualche anno fa si è scoperta una cosa che, come dire, tutti conoscevano, ma che nessuno aveva valutato nella sua portata, e cioè che nel Regno Unito qualunque persona, per qualunque reato, venga imprigionato, venga punita, cioè con la privazione della libertà personale, messo in carcere, se è in carcere il giorno in cui si vota, è privato del diritto di voto. Cosa singolare, voi sapete che noi mettiamo i seggi elettorali addirittura nelle carceri per consentire alle persone di... E però, come dire, questa è una questione che è andata alla Corte di Strasburgo, cioè alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo, e ci si è resi conto che in questo modo il suffragio, che si chiama universale, cioè il diritto di elettorato attivo, cioè il diritto di votare, in sostanza di questo diritto sono private delle persone per il solo fatto di essere private della libertà personale. Voi vedete quindi che sono apparsi diversi segni di malessere della democrazia, in cui la democrazia o è incompleta o si esprime in maniera sbagliata. E la stessa cosa potremmo dire per gli Stati Uniti d'America. Innanzitutto, negli Stati Uniti d'America, nelle ultime elezioni, come nelle precedenti elezioni, è stato eletto quella persona che si chiama Presidente degli Stati Uniti. Presidente degli Stati Uniti rappresenta il popolo americano, parla a nome del popolo americano. Tuttavia, quel presidente è stato eletto con un numero di voti, di 2 milioni di voti, inferiori all'altra persona che era il suo competitore, cioè la signora
appunto. Che si era presentata alla, come concorrente. Questo perché la democrazia americana prevede che non sia la maggioranza del popolo americano, ma sia la somma delle maggioranze dei singoli stati che sceglie la persona che parla in nome del popolo. E voi capite bene che c'è una contraddizione tra queste due cose. Non è che il presidente Trump va in giro e parla a nome della maggioranza degli stati degli Stati Uniti, cioè dei 50 stati degli Stati Uniti. Lui parla a nome del popolo americano. E poi ci sono, come dire, delle difficoltà di tipo di efficacia esecutiva delle democrazie. In un articolo che sta per essere pubblicato, un mio collega della New York University, che è un grande specialista di queste materie, ha segnalato un problema di efficacia delle democrazie, facendo un esempio. E l'esempio è quello della costruzione del secondo terminal dell'aeroporto di Pechino comparata con la costruzione del quinto terminal dell'aeroporto Heathrow di Londra. L'aeroporto Heathrow di Londra è il più grande aeroporto di Londra. Tutti e due questi terminal sono stati affidati allo stesso architetto, che è inglese, Norman Foster. In un caso quello di Pechino è stato eseguito in 4 anni, nell'altro caso quello di Londra in 20 anni. 4-20. Questo perché le democrazie hanno un costo. Perché? Perché se si dà la voce al popolo, a tutti gli interessi, e il popolo è interessato alla protezione dell'ambiente, alla protezione dei beni culturali, alla salute pubblica, alla protezione nei confronti del rumore, per esempio, delle persone che abitano nella zona. E quindi la democrazia richiede dei tempi di esecuzione, dei tempi che naturalmente comportano anche dei costi di carattere economico e naturalmente delle attese. 20 anni contro 4 anni. In questo giro che sto facendo, diciamo, passando in rassegna le difficoltà che incontrano le democrazie moderne, dobbiamo ricordare Turchia, Ungheria e Polonia. Perché? Perché in questi paesi c'è democrazia nel senso stretto della parola. Democrazia viene da demos, popolo, kratos, potere, forza, crateia, è una parola composta di origine greca. C'è democrazia nel senso che i governanti di questi paesi sono eletti dal popolo, direttamente o indirettamente, a seconda della natura del parlamentare o presidenziale di questi paesi. Tuttavia in questi paesi sono state o si stanno lentamente adottando delle leggi che limitano la libertà di manifestazione del pensiero, la libertà di associazione e l'indipendenza della magistratura. Limitando questi diritti dei cittadini e attraverso la limitazione dell'indipendenza della magistratura, il diritto di avere diritti, il diritto di rivolgersi a un giudice per vedere rispettare i propri diritti, perché il proprio diritto, se non c'è qualcuno che lo tutela, il diritto, che è il giudice, è come dire che rimane sulla carta. In questo modo che cosa succede? Che viene posto un limite alla democrazia stessa, perché se non c'è libertà di esprimere il proprio pensiero, convincere altre persone della propria opinione, organizzare un seguito elettorale, costituire un partito che è un'associazione. Se non vi sono tutti questi elementi, la democrazia entra in un cortocircuito,
cioè la democrazia perde una parte delle proprie fondamenta. E quindi anche in questi paesi la democrazia è a rischio, nonostante che i governanti siano stati eletti democraticamente, è a rischio per l'assenza di uno, o per la debolezza che si sta creando in uno dei piloni che reggono la democrazia. Passiamo all'Italia. In Italia, se noi vediamo il numero degli iscritti ai partiti di oggi, lo compariamo con quello al numero degli iscritti ai partiti negli anni 46-48, cioè gli anni di fondazione della Repubblica Italiana, quando è stata creata la Repubblica Italiana, noi vediamo che c'è un passaggio di questo tipo, che a quell'epoca i tre maggiori partiti, i soli tre maggiori partiti, cioè per numero di iscritti il Partito Comunista Italiano, il Partito della Democrazia Cristiana e il Partito Socialista Italiano, avevano più di 4 milioni di iscritti. Oggi, con una stima che purtroppo è insicura, nel senso che i dati non sono dati ufficiali, la somma degli iscritti a tutti i partiti non supera 1 milione. Quindi siamo passati da 4 a 1. Secondo elemento di debolezza e di malessere della democrazia italiana: l'Istat, l'Istituto Nazionale di Statistica, ha svolto una indagine molto accurata l'anno scorso sulla partecipazione politica degli italiani con più di 14 anni, cioè assumendo che diciamo oltre i 14 anni comincia a esserci un interesse alla vita collettiva, alla vita della comunità. La politica è questo, è interesse per la vita della comunità, polis, no? È la città, è la comunità. Ora, il dato drammatico che è stato accertato da Istat è che solo l'8% delle persone con più di 14 anni hanno un minimo di partecipazione attiva alla politica. E l'Istat ha calcolato la partecipazione attiva in un modo elementare, minimo, per esempio se sia stati presenti una volta a un comizio elettorale, va bene, una volta in un anno, badate bene. Per darvi un'idea, 5 anni prima era del 12%, quindi è calata dal 12 all'8%. Sempre per darvi un'idea, la partecipazione attiva sociale, cioè quella alle organizzazioni di volontariato, alle organizzazioni religiose, alle organizzazioni di categoria e così via, è del 24%, cioè 3 volte la partecipazione politica, che dovrebbe essere quella più importante, perché la partecipazione, come dire, onnicomprensiva, la partecipazione alla polis, alla comunità. E quindi noi abbiamo un fenomeno che, come dire, colpisce, specialmente se si considera che l'Istat ha calcolato anche la partecipazione passiva, ed è del 77%. Per partecipazione passiva l'Istat ha indicato l'interesse a delle questioni che riguardano il governo, il Parlamento, i partiti e così via. Cioè c'è un decalage, una forchetta, una differenza tra la partecipazione politica passiva, voglio sapere che cosa succede, e la partecipazione politica attiva, voglio intervenire nelle cose che succedono. E che vuol dire che c'è? Non c'è un'assenza dei cittadini, ma non c'è la voglia di impegnarsi nell'attività politica, e all'interesse passivo non corrisponde un impegno attivo nella politica.
tutto questo si riflette, e questo è il terzo ordine di dati che vi voglio fornire, si riflette sulla partecipazione elettorale. E questo è un dato molto più noto, che probabilmente conoscete già. Il numero dei votanti effettivi rispetto agli aventi diritto al voto negli anni 46-48 e per circa 30 anni è stato tra il 92 e il 93%, una delle più alte percentuali del mondo. Dopo 30 anni dalla Costituzione 1948 è sceso intorno al 70%. Oggi, pensate alla partecipazione al voto in Sicilia, alle ultime elezioni che ci sono state, è stato inferiore al 50%. Se non ricordo male, il dato ufficiale è 46,7%. E se non ricordo male, il dato della partecipazione al referendum del 4 dicembre del 2016 è stato intorno al 60%. Quindi questa scarsa partecipazione politica misurata dall'Istituto Nazionale di Statistica si riflette anche nella partecipazione al voto, che ovviamente è il modo più importante per i cittadini di partecipare alla vita della collettività. E la cosa singolare, e che secondo me è una prova delle difficoltà che stiamo attraversando noi, è che proprio mentre la partecipazione declina c'è una maggiore richiesta di partecipazione. Se voi pensate alla proposta politica che viene fatta da un movimento che in questo momento pare raccogliere circa un terzo della popolazione attiva italiana, mi riferisco ai 5 Stelle, i quali in sostanza nella loro offerta politica sostanzialmente che cosa propongono? Propongono di utilizzare la democrazia rappresentativa, cioè quella che noi abbiamo in Italia, funzionalizzandola alla democrazia diretta, quella che noi non abbiamo, salvo il referendum. La democrazia rappresentativa è la democrazia di cui noi parliamo, è quella reale, diciamo, perché non si è mai visto un popolo di 60 milioni di abitanti che partecipa tutto alle decisioni politiche, no? Perché sarebbe un po' difficile, diciamo, tutti i giorni che 60 milioni, o se volete 40 milioni, perché gli altri sono, come dire, non hanno ancora il diritto al voto, che partecipano. Allora, noi stiamo parlando della democrazia rappresentativa. Ebbene, i 5 Stelle che cosa stanno proponendo oggi? Beh, il mandato vincolante. Se c'è da fare una proposta in Parlamento, bisogna prima sentire l'opinione del popolo, poi chi sta in Parlamento. Voi sapete per esempio che nel loro statuto, quello, sia nel vecchio non statuto sia nel nuovo statuto, loro, i parlamentari, li chiamano portavoce. Perché li chiamano portavoce? Perché pensano che loro siano, i parlamentari, siano i portavoce del popolo, mentre nella nostra Costituzione c'è scritto che i parlamentari non hanno un mandato vincolante, sono rappresentanti non nel senso di essere messi nuncius, ma sono delle persone delegate che poi devono ragionare con la loro testa e, se possibile, in maniera corrispondente ai programmi politici per i quali sono stati eletti. Ecco, io ho esaurito il mio primo punto, che era quello, vi ho passato in rassegna un numero di difficoltà, di problemi che la democrazia riscontra in vari paesi del mondo, passando dal Regno Unito agli Stati Uniti, ad altri paesi europei e finendo all'Italia,
per farvi capire che vi sono indubbiamente dei problemi che la democrazia sta affrontando. Su questi problemi si sta accendendo negli ultimi anni, mesi, addirittura giorni, una discussione molto importante nel mondo, e vi voglio, come dire, menzionare solamente tre libri. Il primo è un libro di un americano che si chiama Kotler, che è un signore di 91 anni, è il guru del marketing nel mondo, viene ritenuto la maggiore autorità del marketing, che ha scritto un libro, Democracy in Decline. Il libro è stato già tradotto in italiano, Democrazia in Declino. E in questo libro, Democrazia in Declino, Kotler dice, ma guardate che la democrazia americana è un atto di accusa nei confronti della democrazia americana. Non ve la posso riassumere tutto, ma sostanzialmente dice, la democrazia americana è diventata una plutocrazia, riesce a avere successo chi ha più soldi. Un atto veramente, una manifestazione critica nei confronti della democrazia americana, tra l'altro da parte di una persona che, come dire, in un certo senso fa parte dell'establishment, vi potete immaginare, un professore di una delle maggiori università americane, grande esperto di marketing, molto vicino alle grandi industrie, alla grande finanza, alle banche e così via. Kotler, K-O-T-L-E-R, e il libro, adesso la traduzione in italiano non ricordo quale editore l'ha fatto, ma democrazia, se uno digita su Google siamo sicuro che si trova Kotler, Democrazia in Declino. Il secondo libro è un libro sempre di un americano che si chiama Brennan, scritto Bologna, Roma, Empoli, Napoli, Napoli, Ancona, Napoli. Questo libro è uscito in America e sta per essere pubblicato, è già stato tradotto in italiano, sta per uscire, credo che esca a febbraio, ed è intitolato Against Democracy, contro la democrazia. E questo libro, Brennan, è un libro molto acuto e molto profondo, non ve lo posso riassumere tutto. Ma ve lo riassumo in due parole così. Brennan dice questo, ma dice, noi quando si rompe il rubinetto nella nostra casa, che facciamo? Chiamiamo l'idraulico e ci aspettiamo che l'idraulico ne sappia delle cose che abbiamo. E così quando andiamo in un ospedale e abbiamo bisogno di essere operati o vogliamo farci curare da un medico, e noi ci assicuriamo che il medico ci abbia un titolo di studio, che sia stato scelto sulla base della sua esperienza, della competenza, non ci vogliamo mettere mica in mano ad uno che non ne sa nulla. E quindi noi apprezziamo che cosa? Apprezziamo la sua rappresentatività o apprezziamo la sua competenza, la sua expertise, il fatto che la sua esperienza. E continua questo libro, dice, ma se noi facciamo una cosa più importante, ci vogliamo mettere in mano ad uno che ci governa, che stabilisce tutte le regole della nostra vita, come viviamo, il nostro benessere, quando i nostri figli saranno mandati in guerra, quando, che prende delle decisioni che sono molto più importanti della decisione di farsi un'operazione, no? Perché ci riguardano tutti i giorni, capito? Perché dobbiamo metterci nelle mani delle persone che non sanno, che non sono competenti, che non sono esperte? E qui lui utilizza una bella espressione che è stata però coniata da un altro studioso americano e dice, in realtà noi non abbiamo bisogno di una democrazia, noi abbiamo bisogno di una epistocrazia, non, da episteme, cioè un governo dei competenti, il governo di quelli che sanno, perché governare è una cosa complicata, è molto più complicata dell'attività di un idraulico, perché a un idraulico noi chiediamo di sapere il suo mestiere, e a quell'altro
a cui chiediamo molto di più che all'idraulico. Noi non gli chiediamo se sa il suo mestiere o non sa il suo mestiere. Naturalmente lui poi fa anche delle proposte che non vi posso raccontare, se volete poi possiamo fare un po' di discussione e entro in qualche dettaglio. Però ve lo sto proponendo non perché io sia convinto di questa soluzione, ma perché ci sono voci nel mondo che stanno, come dire, riflettendo sulla possibilità di accompagnare il suffragio universale, perché quello non lo possiamo abbandonare, con però delle scelte un po' più oculate di chi governa, in modo tale che le scelte del popolo non siano fatte a occhi chiusi, e cioè che non ci si rivolga a uno, a un passante, e si dice: guarda che c'ho il rubinetto che perde a casa mia. Quello è un passante, che ne sa del rubinetto che perde. E l'ultimo libro, anche quello di un americano, si chiama Tom Nichols, Nichols, che è intitolato, questo non so però se sia stato tradotto o venga tradotto, è intitolato The Death of Expertise, cioè la morte della competenza, che è una specie di critica della società moderna, in cui sostanzialmente dice: ma qui viviamo sempre più in società in cui tutti pensano di poter esprimersi su tutto, come se non ci fosse bisogno, prima di esprimersi, di conoscere, di sapere, di un minimo di competenza, di informarsi, di essere aggiornati. E mostra capitolo per capitolo come appunto la morte della competenza, questa sarebbe la traduzione del titolo, si sta verificando negli Stati Uniti, e anche colpendo alcune importanti università per tante ragioni che lui analizza. E così ho finito anche il mio secondo punto, e vorrei adesso toccare il terzo e poi passare alla conclusione. Posso continuare ancora? Insomma, mi sono prefisso una durata di 3/4 d'ora, diciamo, ecco, e sono per ora diciamo a 25 minuti, quindi insomma vorrei provare a rispondere, ma insomma ditemi pure. Allora, il terzo punto è quello: ma dobbiamo preoccuparci? Ecco, allora, un po' ci dobbiamo preoccupare, però la democrazia ha degli anticorpi, va bene. La prima cosa è questa: la democrazia ha dentro di sé dei modi per correggersi. Infatti noi parliamo di democrazia, ma dovremmo parlare di democrazie. Chiediamoci per esempio soltanto una cosa: quante volte e per chi noi andiamo a votare? Noi andiamo a votare per il comune, finché c'è stata, per la provincia, per la regione, per il Parlamento nazionale e per il Parlamento europeo. Quindi in realtà parliamo di democrazia, ma dovremmo tener conto del fatto che votiamo informazioni diverse, perché quando votiamo per il Parlamento europeo siamo tutti gli europei, quando votiamo per il Parlamento italiano siamo tutti gli italiani, però quando votiamo per il comune, io voto a Roma, voi votate a Milano verosimilmente, insomma, no? Ecco, quindi informazioni diverse, votiamo per organismi diversi, ognuno dei quali da un lato ha delle competenze specifiche, sue proprie, no? Il comune di Roma, di Milano, si interessa del trasporto di Milano, il comune di Roma si interessa, diciamo, si dovrebbe interessare della pulizia della città, purtroppo teoricamente dovrebbe farlo. Ecco, e queste, oltre ad esserci questa divisione dei compiti per cui ognuno fa una certa cosa, ci sono poi anche dei compiti in comune,
e c'è la possibilità, entro certi limiti, che l'uno corregga l'altro. Quindi, alla domanda ci dobbiamo preoccupare, la prima risposta è sì, ma teniamo presente che la democrazia ha una forza dentro di sé che nasconde più cose, va bene? E questa forza è anche un anticorpo. Voi sapete che la migliore medicina non è quella che prendiamo, che assumiamo, è costituita dagli anticorpi che abbiamo dentro di noi, no? Ecco, e la democrazia ha degli anticorpi dentro di sé. La seconda cosa, e che riguarda sempre gli anticorpi, ve la posso spiegare partendo dall'articolo 1 della Costituzione italiana. L'Italia è una repubblica democratica. Ponetevi questa domanda: ma l'Italia è una repubblica tutta democratica? La stessa Costituzione dice che i magistrati non sono eletti, si accede alla magistratura mediante concorso. La stessa Costituzione, non vi cito gli articoli, perché dice che agli uffici pubblici si accede mediante concorso. E che cos'è un concorso? Il concorso è la competizione aperta a tutti sulla base del principio dell'eguaglianza, in cui vince chi ha merito. Non è democrazia, ma è meritocrazia. Non è rappresentanza, ma è competenza. Quindi un altro motivo per cui, come dire, non ci dobbiamo tanto preoccupare, poi vi dirò qualche motivo di preoccupazione, eccetera, è che la stessa costruzione degli stati moderni è una costruzione composita, nella quale esiste il principio della rappresentanza, ma esiste anche il principio del merito e della competenza. E grazie a Dio che esiste, perché così possiamo tranquillamente passare sui ponti ed essere relativamente sicuri che vi siano stati a costruirli non un passante, ma un ingegnere, e che questo ingegnere, verosimilmente facente parte di un provveditorato regionale delle opere pubbliche o di un genio civile, sia un signore che ha passato tutti gli esami della facoltà di ingegneria, che poi ha passato degli esami di Stato e che poi ha passato un concorso. E questo perché? Perché ha acquisito dei meriti, una competenza, delle conoscenze, cioè proprio quella cosa che quello studioso americano, l'episteme, l'epistocrazia, no? La conoscenza. Quindi c'è un secondo elemento, come dire, per tranquillizzarci, che è appunto la presenza negli ordinamenti moderni, in tutti gli ordinamenti moderni, di una forte quota di persone che sono state scelte in base alla loro competenza. L'insegnante della scuola elementare, il professore universitario, il funzionario amministrativo, sono stati scelti sulla base della loro competenza. Naturalmente so bene che ci sono delle grandi difficoltà nello stabilire la linea di confine. Per esempio, in America i giudici, non quelli federali ma quelli statali, sono elettivi. E infatti ci si lamenta molto della giustizia a livello statale negli Stati Uniti. In Italia, come voi sapete, per 20 anni, ormai dal 97-98, si sta discutendo della malaugurata idea di introdurre il cosiddetto spoil system nella vertice dell'amministrazione statale, che in effetti riporta una quota della politica e quindi della rappresentatività piuttosto che della competenza al vertice di alcune amministrazioni. E l'ultimo elemento è costituito dal fatto, l'ultimo elemento, come dire, incoraggiante, ottimistico, perché non vi voglio, come dire, buttare nel più nero pessimismo, l'ultimo elemento incoraggiante è che negli ordinamenti moderni i poteri sono sempre concepiti come dei poteri che
che abbiano delle forze per correggere il policentrismo. Io ho fatto per 9 anni, cioè tutto il mandato che è consentito dalla Costituzione, giudice della Corte Costituzionale. Che cosa ho fatto durante 9 anni? Ho fatto il giudice delle leggi. Che cos'è il giudice delle leggi? È un soggetto, nel caso specifico 15 persone, in America sono 9, in Inghilterra 9, 12 in Germania, al quale delle persone si possono rivolgere direttamente o indirettamente per chiedergli di controllare la legittimità costituzionale delle leggi. Quindi le corti costituzionali sono coloro che passano in esame le leggi e dopo averle passate in esame possono dichiarare che sono illegittime le leggi, e in base alla nostra Costituzione il giorno dopo la pubblicazione della sentenza la legge diventa inefficace. Che vuol dire che la democrazia, cioè la volontà rappresentata dal Parlamento che rappresenta a sua volta il popolo, è sottoposta all'esame di un esaminatore occhiuto che si chiama Corte Costituzionale, il quale può promuovere o bocciare. Promuove se dichiara la legge, dichiara che non ci sono dubbi di legittimità costituzionale, ma boccia se la legge è illegittima costituzionalmente. E che vuol dire che il Parlamento incontra un limite. E la stessa cosa potremmo dirlo anche in forme più limitate per le cosiddette autorità amministrative indipendenti. Perché sono state create autorità amministrative indipendenti? Perché si vuole che vi siano delle persone che non sono dipendenti dal governo, che operano in maniera imparziale, in ipotesi che sono, come dire, di interessi particolarmente importanti, il problema delle comunicazioni, l'autorità per le garanzie delle comunicazioni, il problema della concorrenza, l'antitrust, il problema della tutela della privacy e così via. Quindi c'è un terzo elemento, diciamo, che dà, come dire, qualche motivo di ottimismo, che è costituito dal fatto che, se è vero che il potere è affidato al popolo, è vero altresì che il potere non è illimitato, che le costituzioni moderne prevedono dei limiti all'esercizio di questo potere, perché anche il popolo può sbagliarsi, e dato che anche il popolo può sbagliarsi, occorre che ci sia qualcuno che, come un professore universitario, fa l'esame a quello che fa, ha detto il popolo, e decide se il popolo deve essere promosso o bocciato. Scusate queste metafore, come dire, ma è sostanzialmente l'attività è questa, insomma. Una legge è dichiarata o non è dichiarata illegittima costituzionalmente, è promossa o bocciata. Veniamo all'ultimo punto, che è un po' le conclusioni. Quali sono i problemi oggi aperti in Italia? Il primo problema è quello delle competenze e delle capacità. Questo è, a mio modo di vedere, il problema più importante. Ed è un problema che noi dovremmo cercare di affrontare negli stessi termini in cui fu affrontato nel 1947 dall'Assemblea Costituente. All'Assemblea Costituente, quella che ci ha dato la Costituzione nel 1948, fu proposta e approvata con una larghissima maggioranza. La proposta veniva da Basso, socialista, fu immediatamente fatta propria da Lapira, Dossetti, Fanfani, Democristiani e Togliatti, comunista.
Il secondo comma dell'articolo 3 della Costituzione. L'articolo 3 della Costituzione riguarda l'eguaglianza. Ma c'è un secondo comma. Il primo comma dice che tutti dobbiamo essere trattati nello stesso modo. Ma come è noto, il principio dell'eguaglianza è un principio, come dire, di eguaglianza formale, no? Tutti veniamo trattati nello stesso modo, però c'è il figlio del ricco e il figlio del povero. E, come si dice con una simpatica battuta, l'eguaglianza è quella possibilità che tutti hanno di scegliere tra dormire al Ritz oppure sotto i ponti, insomma, no? Però c'è chi può permetterselo di dormire al Ritz e chi non se lo può permettere può dormire soltanto sotto i ponti. Nel secondo comma dell'articolo 3 però c'è scritto che la Repubblica si deve impegnare per far superare quelle condizioni materiali di diseguaglianza che non consentono a tutti di essere sostanzialmente uguali, il principio di uguaglianza in senso sostanziale, e poi aggiunge al fine della partecipazione politica alla vita collettiva dello Stato. Non è l'esatta dizione, ma c'è la parola partecipazione alla vita collettiva. Che cosa volevano dire i costituenti quando parlavano di questo? Subito dopo aver approvato questa norma tutti si resero conto che era una norma rivoluzionaria, cioè una norma che prospettava un futuro. Questa norma può voler dire che bisogna che la Repubblica metta in azione tutti i mezzi necessari perché le persone, come dire, oltre a comportarsi come in una democrazia, si comportino anche come in una epistocrazia, capito? Cioè non solo che diano il voto, ma che siano informati, conoscano per dare il voto. Questa è la prima cosa di cui dobbiamo preoccuparci in Italia. E mi fa piacere dirlo qui perché, insomma, vedo che la vostra azione è un'azione proprio di formazione politica. Cioè, è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli che impediscono la partecipazione. E qual è uno di questi ostacoli? L'episteme, la conoscenza. Allora, questo è uno dei problemi che oggi abbiamo in Italia. E non solo abbiamo un problema, uno vale uno, è un'espressione che avete sentito in questi periodi, no? Avete letto sui giornali, no? Siamo tutti uguali. Certo che siamo tutti uguali dal punto di vista dell'espressione del suffragio, no? Siamo tutti titolati a fare una certa cosa. Ma siamo anche tutti uguali nel senso che conosciamo nello stesso modo la cosa che dobbiamo fare. Quando dico la cosa dico dare il voto, esprimersi in un referendum, partecipare ad un'attività. L'eguaglianza dei diritti nasconde una profonda diseguaglianza degli strumenti che ognuno di noi ha per poter esercitare questi diritti. Noi possiamo dare il voto a occhi chiusi o possiamo dare il voto a occhi aperti, e possiamo solo dare il voto o dare qualcosa di più di dare del voto, perché la democrazia non è soltanto elezioni, è qualcosa di più, è anche controllo dell'esercizio dei poteri. Una delle cose più gravi della democrazia italiana è per esempio che il Parlamento fa troppe leggi, troppe ampie leggi, e non controlla il governo, cosa che il Parlamento dovrebbe fare. Ma per controllare bisogna conoscere, bisogna sapere, bisogna saper leggere i documenti della Corte dei Conti, sono difficili, bisogna sapere la contabilità di Stato, bisogna sapere che cos'è il bilancio di cassa, che cos'è il bilancio di competenza, bisogna aver fatto degli studi. E questo è una cosa che dobbiamo consentire a tutti, non deve essere un luogo di alcune persone privilegiate. Tutti devono saperlo fare, probabilmente in misura diversa, certo, non bisogna essere mica degli arcadiscenza, però questo è un problema ed è
punto nel quale democrazia ed epistocrazia si toccano, dove la democrazia si esercita con la conoscenza, attraverso la conoscenza, e dove attraverso la conoscenza la democrazia diventa migliore, perché a questo punto si è cittadini più consapevoli. E quindi il problema è quali sono le scuole di democrazia e di epistocrazia in Italia. Questo è uno dei problemi italiani, perché i partiti erano una grande scuola di selezione di persone e di formazione di persone. Nella vita alla base del partito, mica al vertice del partito, non sto parlando, c'erano anche le scuole di partito, la famosa scuola del Fattocchia del Partito Comunista, per esempio, ma c'erano anche la Democrazia Cristiana che organizzava dei corsi a Camaldoli. I partiti, vabbè, ho dato i numeri degli iscritti, i partiti sono diventati dei puri organismi preelettorali e il tessuto connettivo dei partiti è andato disfacendosi in questi anni, non per colpa dei partiti, badate bene, per colpa dei cittadini nostri e così via. Quindi c'è un problema di trovare dei luoghi nei quali si possa svolgere quell'attività di conoscenza, di formazione, di consapevolezza che poi consente di essere veramente democratici, cioè di esercitare davvero il potere del popolo e quindi di, con una conoscenza delle cose. E la cosa, diciamo, ultima che voglio dire è quella relativa alla crisi che stanno attraversando quelle due grandi cose, che attori della storia moderna contemporanea, che sono stati la borghesia da un lato e la classe operaia dall'altro. Se voi ci pensate bene, fate solamente un'analisi linguistica, vedete quanto nel linguaggio della politica e dell'opinione pubblica italiana sono presenti queste due parole, borghesia e classe operaia. Si parla di imprenditori, di sindacati, ma non di borghesia e di classe operaia, che sono stati due grandi motori, insomma, no? di tutta la storia del mondo in cui viviamo. Allora, il problema che oggi si pone alla democrazia italiana, sto sfiorando il 40, sto leggermente superando i 45 minuti, oggi secondo me è quello di riuscire a declinare congiuntamente democrazia ed epistocrazia e di riuscire a per coniugare questi due elementi, democrazia e epistocrazia, a trovare i luoghi nei quali si possa trovare un modo di formare dei cittadini consapevoli. Una cosa molto semplice. Dei miei colleghi americani hanno fatto dei sogni, per esempio io ho un collega dall'università di Yale che si chiama Bruce Ackerman, che con il suo allievo, ora il suo collega, il professor Fishkin, ha scritto un lavoro intitolato Deliberation Day, in cui immagina che nelle democrazie moderne, prima che ci sia ogni tipo di votazione, i cittadini lasciano il loro lavoro, si concentrino per una settimana intera in una sorta di attività di acquisizione di conoscenza reciproca, ma non fatto con dei professori che insegnano, ma fatto col dibattito, con la discussione, non fatto con i tweet, non fatto con le comunicazioni così, che non sono dialoghi, che non sono deliberazioni. La parola deliberation in inglese non vuol dire deliberazione, è il processo di formazione della volontà, è un processo, è una cosa nella quale, ecco, è una cosa di cui io faccio sempre un esempio. L'esempio della deliberation è quello in cui mi sono trovato io per 9 anni alla Corte Costituzionale.
quante volte sono entrato in Camera di Consiglio convinto di una soluzione e sono uscito avendo votato per la soluzione opposta. Va bene. Questo è deliberation, va bene? È il fatto di essere convinti, di aver studiato e di farsi convincere, va bene? Cioè di essere convinti e nello stesso tempo di essere aperti alla possibilità di essere convinti da qualcun altro, perché c'è un profilo, un aspetto, un lato della questione che io non avevo considerato, e quindi convincimento ma anche apertura a cambiare il proprio convincimento. Ecco, questo una volta in parte si svolgeva nei partiti, in parte si svolgeva nelle organizzazioni della società civile, in parte si svolgeva in quelle grandi cose che non hanno una rappresentazione formale, che si chiamano la borghesia, la classe operaia. Oggi non c'è più, e bisognerebbe trovare il posto nel quale questa attività venisse svolta. Grazie professore per la sua attenzione veloce ma veramente molto molto ricca. E a questo punto io andrei direttamente sul dibattito, professore, noi ci organizziamo per terzine, cioè raccogliamo tre domande alla volta e poi chiediamo la risposta. Allora andiamo con gli interventi. Ringraziamo intanto Cantano e Florentino, prima animare il dibattito precedentemente. Andiamo con le prossime tre domande. Senza timore. Ancora Cantano. Poi sì, prego. Due. E in fondo, vabbè, che penso la nota. Giorgio, vai tu subito, poi. Le cose importanti erano state dette prima. Forse vale la pena di dire una battuta in ordine alla necessità della competenza, visto che riguarda anche la premiata categoria degli ingegneri a più appartenenti. Il codice di Hammurabi diceva: quando l'architetto, l'ingegnere fa il ponte, ebbene, deve avere una certa, come si dice, esperienza in materia, faccia pure il ponte, ma il giorno quando si toglie l'impalcatura, questo competente, lui, la moglie e i figli devono stare sotto il ponte. Quindi ci sia una serietà anche nella progettazione. Grazie. Si rivolga da quella parte, perché io la sento bene e peggiore. Argomento informazione, nel senso che ogni cittadino decide possibilmente in base a quello che si trova nelle mani, di conoscenza della realtà. Io mi trovo che l'informazione attualmente è strutturata un po' come in termini pubblicitari, e quindi c'è un utilizzo dell'informazione tale che invece di chiarire a noi cittadini una conoscenza dei problemi, tende invece a portarci, diciamo, a fare delle scelte come nell'acquistare un pacchetto. Non solo, ma in più io vedo che c'è un cortocircuito, nel senso che io informazione divento forte, nel senso che vengo acquistato come giornale, come spettatore televisivi, se io attraggo persone che acquistano o guardano la mia televisione. Quindi a quel punto, che un lavoro di informazione, di conoscenza della realtà, io vedo, cioè, come nei dibattiti, un quello di intrigare, creare dei fatti, fare spettacolo. Quindi come tra informazione e politici si
si comporre alla fine a fare il spettacolo e quindi non conoscere più i problemi e affrontare la realtà, ma a una spettacolarizzazione. E quindi questo mi pare un elemento tale per cui tra la tecnica pubblicitaria e il bisogno in qualche modo complementare di un'informazione negativa e di una modalità politica si congiungono e diventa difficile tentare questo. Di due interventi già prenotati, c'era la professore e poi sì. Io ho apprezzato molto il discorso riguardante l'elettore che deve essere competente, che secondo me è salvifico per la democrazia, e aggiungerei su questo aspetto qua anche l'importanza della capacità critica, cioè il lavorare per esempio nel discorso dell'istruzione anche sul fatto che non solo bisogna conoscere il campo in cui si studia in maniera approfondita eccetera, ma anche il discorso dell'aiutare la gente a appunto essere capace di entrare in una riunione con un'idea e uscirne con un'altra, perché saper ascoltare è importante e saper ragionare sulle idee degli altri senza partire in quarta. Lo dice uno che ha partecipato ai movimenti del 68 da universitario, da studente di matematica pura, però non ha saputo ascoltare per esempio la critica di Pasolini su Corriere della Sera, che diceva che senso aveva andare con il libretto rosso alle manifestazioni senza appunto cercare di entrare nei dettagli, nell'importanza di essere critici e non prendere al 100% la dottrina di Mao o la dottrina di chiunque altro come una verità assoluta, come una nuova Bibbia. Vincenzo, chiamo Vincenzo Sabatino, Corradino Larme, dell'Alta Scuola Media dell'Università Cattolica e insegno anche all'Università Cattolica. Allora, quando ho studiato, purtroppo chiedo scusa ma la voce vai al microfono. Mi dicono di venire il microfono. Dai, sì, certo, qualcuno, perché se no si sente. Cioè quando ho studiato la scuola, senti, mettiti il microfono. Allora, quando ho studiato all'università, ho studiato diritto pubblico, e il mio professore mi ha detto è fondamentale nella Costituzione una parola, l'interdipendenza, cioè gli articoli ovviamente sono tutti interdipendenti. Uso un'analogia che utilizzo per lavoro per poi fare la domanda. Io lavoro nel campo dei big data e quando faccio big data per il marketing a livello di ricerca, coordino i progetti di ricerca all'Università Cattolica. Big data sono dei software molto complicati, però che portano a costruire degli algoritmi. Se manca la parte prima, cioè l'architettura, l'algoritmo non pensa bene. Per cui lei dice l'articolo 3 secondo comma, ma se l'articolo 1, il lavoro, non è più un lavoro a tempo indeterminato, cioè non c'è il lavoro, le persone non hanno il tempo ed è un lavoro indeterminato, le persone non hanno più il tempo per costruirsi delle competenze alternative per poter realizzare la epistocrazia. E che cosa manca quindi? Che cosa sta mancando? Non si realizza più operativamente il principio della interdipendenza della Costituzione.
perché se l'articolo 1 che riguarda il lavoro non funziona, figuriamoci il secondo comma dell'articolo 3. Per questo motivo, secondo me, è, diciamo, abbiamo una crisi anche della democrazia, perché quel principio dell'interdipendenza che negli anni 40, 50, 60, 70, 80 era valido, oggi purtroppo non si realizza, cioè non esiste più. Chiediamo la risposta per prevenzione ancora dopo. Ma questi tre interventi, tre o quattro interventi, diciamo che ruotano intorno al tema della competenza. Io ho un interrogativo nella mia testa che è il seguente. Noi andiamo a scuola, no? C'è un obbligo scolastico. Allora, e la scuola che cosa ci vuole insegnare? Leggere, scrivere e far di conto, no? Si diceva una volta. Poi c'è qualche altra cosa anche. Leggere, scrivere e far di conto, perché si suppone che leggere, scrivere e far di conto ci consentono di vivere una vita normale nella società. La mia domanda è: ma perché non dovremmo già nella scuola imparare una quarta cosa, e cioè a vivere nella società? Perché l'educazione politica non è altro che questo. Non è così la conoscenza di quanti voti c'è quello, quanti voti c'è quell'altro, oppure chi è meglio, chi è peggio. Ma è la struttura mentale, insomma. E sono quei metodi che ci hanno consentito e che noi non riconosciamo più, ma con quali lavoriamo. Le tabelline, no? A scrivere, le aste, insomma. Perché cioè, queste cose ci sono state insegnate. Perché non si potrebbe insegnare qualche cosa di più? Se voi ci pensate bene, l'Italia ha fatto un esperimento, la cosiddetta educazione civica, no? Che è stata, come dire, apparsa e scomparsa, non ha mai avuto dei veri e propri insegnanti, perché erano insegnanti di altre materie che avevano l'incarico di svolgere questa attività. Eppure sarebbe, scusate, non ho spento il telefono, e tra parentesi sono in possesso di un nuovo apparecchio che non so esattamente ancora come funziona, perché è l'iPhone 10 che ho comprato 3 giorni fa. Bisogna impadronirsi anche di queste cose qui. E non ce le spiego a scuola perché è troppo presto. Allora dicevo, in fondo è la cosa più complessa che siamo chiamati a fare nella nostra vita. Siamo chiamati a fare tante cose, tanti mestieri, ma poi c'è una cosa più complessa che è vivere nella società. E per vivere nella società dobbiamo fare tante scelte. E le facciamo. E se voi ci pensate bene, nessuno ci ha preparato a fare queste scelte. Quindi, secondo me, questo è il primo punto sul quale occorre oggi riflettere un po' più attentamente. Il secondo punto è: noi dobbiamo renderci conto che oggi noi siamo circondati da troppa informazione. E come voi sapete, troppa informazione equivale a nessuna informazione. Se io voglio che qualcuno non sappia, posso o non dargli un pezzo di carta o dargliene 10.000. Non saprà, perché in quelle 10.000 pagine non troverà quella che è importante. Per sapere quella cosa che vuole sapere. Quindi, secondo me, il vero problema oggi è quello della selezione dell'informazione. Per la selezione dell'informazione ci sarebbero gli strumenti che quelli che vengono chiamati, se uno pronuncia in inglese, media, o media, se uno pronuncia in latino, ma cioè i mezzi di comunicazione dell'opinione pubblica. I mezzi di comunicazione dell'opinione pubblica oggi sono in una situazione di grave crisi. Sto parlando sia della televisione sia dei giornali, perché sono mezzi che hanno un altissimo grado di obsolescenza. I giornali, come voi sapete, si vendono sempre di meno e ci sono anche dei motivi. E si vedono sempre di meno i giornali da un lato, e dall'altro anche la televisione ha sempre meno utenti, la televisione cosiddetta generalista, quella che dà le informazioni e così via.
Perché? Perché oramai ci sono altri strumenti, insomma. Parlate con qualcuno dei vostri figli, con qualche ragazzo, e vi spiegherà come si informa della vita politica, insomma. Certamente non attraverso la televisione. Il web dà la possibilità di attingere le notizie in maniera molto diversa e non dipendente, e in qualche modo crea un problema che fa fare un passo avanti all'informazione, perché dà la possibilità di essere interattivi, no? Questa interattività è una cosa alla quale non siamo ancora abituati, tant'è vero che se voi andate in qualche modo in rete, raccogliete opinioni nella rete, vi rendete conto che c'è un sacco di gente che fa dei discorsi a bamber del tipo delle chiacchiere da caffè. Ecco. Ora quindi bisogna rendersi conto delle carenze che ci sono. La carenza fondamentale è la scuola. Nella scuola non c'è nulla che insegni, non l'educazione civica, che è qualcosa di più, già di più ristretto. L'educazione civica, sostanzialmente sono autore di un fortunatissimo manuale di educazione civica che ho scritto 40 anni fa, è sostanzialmente un po' di diritto pubblico divulgato, insomma, diciamo, no? Diritto pubblico e scienza politica divulgato, qualcosa di molto più complesso per vivere in società, perché quello fornisce soltanto il quadro superiore della società, non ci fa capire invece la parte nella quale veramente viviamo. Questo è il primo problema. Il secondo problema è quello della selezione delle informazioni, e il terzo problema è quello della... Dobbiamo prendere atto che noi viviamo in un periodo nel quale c'è troppa informazione e carenza di dei selettori naturali, perché chi scrive sul giornale dovrebbe essere quello che seleziona le notizie e fornisce la notizia, è una guida alla comprensione della notizia. Questo è un compito difficile. Gli stessi giornalisti spesso non sono preparati per questo. Voi vedete, per esempio, i giornalisti, la documentazione che ha. Scrivo da 30 anni su giornali e da ultimo da parecchi anni sul Corriere della Sera, e mi rendo conto di quanto sia difficile, prima di scrivere un articolo, raccogliere tutta la documentazione, formarsi un'idea, consultare le persone, vedere i documenti ufficiali, telefonare al ministro, al capo di gabinetto del ministro per avere quell'informazione che non è disponibile in rete. Sono tutte cose che costano tempo e fatica, e purtroppo spesso il mondo dei giornali è preso dalla quotidianità e dal fatto che a un certo punto bisogna chiudere e stampare il giornale, e non ha la possibilità di svolgere questa attività, ripeto, di selezione delle notizie e di, come dire, guida per il lettore a comprendere la notizia, perché la notizia come tale dice poco. Il problema è di aiutare a capire. Se io vi dico, che vi posso dire, che il Movimento delle 5 Stelle da ultimo ha adottato uno statuto mentre prima aveva uno statuto, che non è chiaro chi, qual è l'associazione che sta dietro al nuovo statuto rispetto al precedente statuto, la meccanica di tutto questo non è comprensibile se non si forniscono delle informazioni che stanno alle spalle di tutto questo, no? Quali sono i motivi che possono aver spinto a fare un'operazione di questo tipo, e qual è il risultato che si può ottenere? Motivo viene prima, il risultato viene dopo, la notizia sta in mezzo. Il giornalista dovrebbe cercare di fare questa operazione, quello che c'è prima e quello che c'è dopo, e spiegare così la notizia. Questo è, secondo me, il problema principale oggi, ed era quello intorno a cui giravano tutte le domande che mi sono state fatte. Però passiamo alla seconda terzina, che sembra, che sia. Allora, Eugenio, Paolo e Andrea. Grazie per la presentazione. Io sono Eugenio Rogoni e vorrei toccare probabilmente questo aspetto qui dell'informazione. Allora, le fake news, le notizie false.
rispetto, torno indietro con un esempio e un esempio attuale. Quando queste notizie false, o la manipolazione di queste notizie, o delle notizie, viene fatta da organi dello Stato, il caso Fonsi, il processo, oppure altri casi che abbiamo visto, il cittadino come me, come può, perché oggi nel cittadino è diffusa il fatto sono tutti uguali, no? E questo porta poi al discorso dell'assenteismo elettivo. L'altro esempio concreto, perché ci ho vissuto e da un lato sono stato male, nel senso che mi è dispiaciuto, quando c'è stato il referendum del 4 dicembre della... ho avuto uno scontro, io che sono socio iscritto a Tanti, ho avuto uno scontro con i rappresentanti dell'Anti provinciale Monza e Brianza sul problema del referendum. Perché? Lo scontro era dato, dopo sono entrato nel merito, ma però lo scontro era dato principalmente su delle false impostazioni che lui ha presentato nell'Assemblea Pubblica. Cioè diceva che questo referendum era anche incostituzionale perché il Parlamento non poteva neanche, non aveva neanche la legittimità di approvazione, la dico con parole brevi, perché non è stato un Parlamento eletto. Quando c'era la sentenza della Corte Costituzionale che aveva riconosciuto comunque la validità. Allora, quando in momenti pubblici persone che hanno una responsabilità, perché lui si presentava come rappresentante che non conosceva, pur essendo iscritto, quindi forse un errore mio, una mancanza mia, però lui si presenta, fa queste affermazioni. Questa è già una manipolazione, per poco, tanto più grave da un ente che so erano spaccati all'interno dell'Anti, lo so, a livello nazionale, no? Tanto più grave da una persona che si rappresenta, che si presenta come rappresentante di sé. Paolo Scotti, professore. La mia domanda è questa. C'è un problema legato al tema dell'informazione in relazione a come si forma poi il diritto e anche una legittimità della relazione istituzionale a proposito dell'informazione, di cui lei ha fatto accenno a proposito del senso civico e della ricostruzione di una visione, chiamiamola, di informazione civica necessaria ancora a far fronte al tema della mancanza di una argomentazione corretta di priorità nella raccolta delle informazioni e della diffusione delle stesse per creare anche una coscienza diffusa della correttezza di questa priorità. Ecco, però io faccio presente, sono allievo del professor Vincenzo Ferrari, sono quindi legato a un tema di ragionamento tra società e diritto in maniera molto stretta, e l'attuale diciamo dominante della società, dell'ambiente sociale, e oggi quella che è chiamata la condizione postmoderna, cioè qualcosa che a differenza della modernità ha come fondamenti non certo una cultura, ma un'impermeabilità direi alla cultura, dettata da una visione di un'ottica di breve periodo, da una visione in cui prevale sempre, come si può dire, una forma di creatività ermeneutica. Questo lo si vede anche nei giudizi, perfino nei giudizi della Corte di Cassazione. La creatività ermeneutica a volte prevale sulle istituzioni fondamentali del diritto, anche quelle più consolidate, ed è una delle mie preoccupazioni, perché faccio anche l'avvocato e mi ritrovo delle volte a vedere come principi che appaiono molto consolidati in realtà vengono discussi sulla base di una interpretazione a volte molto, come si può dire, fluente, poco attinente a quella che è un'organizzazione del pensiero consolidata. E questo è estremamente preoccupante per il mantenimento anche della solidità di determinati punti di riferimento nell'ambito giuridico. E dicevo, postmodernità che è anche autoreferenzialità, che è impermeabilità ad una accettazione critica, come qualcuno diceva prima, di un impianto generale della cultura come base e modello di costruzione delle priorità argomentative. Viste tutte queste cose, io mi chiedo se sia veramente sufficiente parlare oggi di una
formazione civica come orientamento di dissoluzione delle problematiche, di priorità argomentative corrette e di diffusione di quello che è un messaggio di corretta informazione da parte del cittadino, che poi si orienta anche a dare un'impostazione politica. Io credo che proprio ci sia un problema epistemologico prima che di epistocrazia, cioè dov'è che manca oggi la conoscenza, anche la conoscenza accademica, anche la conoscenza che è presente nella base della formazione degli stessi magistrati. A mio avviso, e vorrei in questo senso chiedere un confronto, c'è un problema di revisione di quelle che sono le premesse della conoscenza in un ambiente che ormai è totalmente sfaldato nella coscienza della propria cultura. E quindi le chiedo se non sia opportuno a questo punto mettere in crisi, additare a responsabile prima di tutto il fondamento stesso del sapere, anche quello accademico, di come viene formato oggi, di quali sono le sue premesse fondamentali, piuttosto che considerare questo un problema di agone politico. Grazie. Mi chiamo Andrea Rinato, professor Cassese, le vorrei porre, professor Cassese, due brevissime... Non si sente, Andrea. Saranno brevissime, ma non essere tanto la Scusate. Mi chiamo Andrea Rinaldo, volevo porre al professor Cassese due brevissime domande sulle quali magari sentire la sua riflessione. Però per sgombrare da qualsiasi ombra di demagogia nella prima domanda che le voglio fare, che attiene ancora al tema appunto delle conoscenze, della competenza personale del cittadino, vorrei citare a questo proposito una frase che era solito portare a questo auditorio e anche ad altri auditori il fondatore di questo circolo Rossetti, anche il presidente di questo circolo per molti anni, Giovanni Bianchi, che citando le parole dell'arcivescovo di Milano, Carlo Maria Martini, una sua asserzione in merito, diceva l'arcivescovo, la politica sembrerebbe essere una di quelle attività per cui non è necessaria nessuna formazione specifica. I risultati sono di conseguenza, la cito non proprio in maniera letterale, ma la sostanza, diciamo, era questa. Allora, ho citato questa asserzione di Carlo Maria Martini proprio per sgombrare la mia domanda, mi perdoni, da qualsiasi ombra, diciamo, di demagogia. Ecco, la mia domanda è questa: è pur vero che la competenza è necessaria, ma è anche vero che la consociazione degli italiani, appunto dell'Italia repubblicana, democratica, e quella appunto racchiusa nella Carta Costituzionale, non fa differenza tra cittadini competenti e cittadini non competenti, li racchiude tout court, perché il rischio, ed è questa la mia domanda, che si scivoli, seguendo la logica delle competenze specifiche, della settorializzazione, della grande specializzazione con la quale è necessario affrontare i temi di una società complessa, il rischio secondo me è quello che si scivoli sempre più verso una tecnocrazia, una democrazia che si esprime solo per fatti tecnici e non per contenuti politici. Allora, siccome il nostro è sempre stato, siamo quasi ai 20 anni dalla fondazione del circolo, dai 20 anni, e sono già 20 anni che facciamo un corso di formazione politica, noi abbiamo sempre posto l'accento sugli aspetti politici, sui contenuti politici, piuttosto che sui contenuti tecnici o ancora peggio tecnocratici. Per concludere il senso della mia domanda, le vorrei fare questo esempio specifico al cittadino, diciamo, comune, come lo sono io, come lo sono molti altri, nell'approssimarsi di questa scadenza elettorale, oltre a naturalmente una formazione, a una necessità di approfondimento che è certamente richiesta,
però io non credo sia richiesto conoscere tutti gli aspetti tecnici di una materia. Prendiamo il caso, per esempio, delle elezioni regionali. Noi qui in Lombardia voteremo anche per l'istituzione Regione Lombardia. Io credo che si possa aver maturato un pensiero sulle politiche sanitarie anche se non si conoscono tutti i meandri e tutti, diciamo, gli aspetti tecnici di questa materia. Per esempio, abbiamo discusso proprio la volta scorsa su questo, su quanti pezzi di sanità possono essere messi, tra virgolette, a mercato e quanto non debba essere messo a mercato questo bene così primario, forse anche antecedente proprio forse il bene più primario sancito proprio dalla nostra Carta Costituzionale. Questo secondo me è un dato politico più che tecnico. Lo stesso potremmo dire in termini generali per le elezioni politiche di livello nazionale, perché il tema del lavoro mi sembra un tema pregnante oltre che un tema costituzionale. Anche qui è necessario aver conosciuto tutti gli aspetti di questo tema dal punto di vista tecnico procedurale. Non si può avere un'idea politica su questo, giocarla se si è dei candidati o richiederla come cittadini elettori dai candidati se appunto si fa parte solo della compagine dell'elettorato passivo e non quello attivo, e non di quello attivo. Questa è la prima domanda. La seconda, che si collega alla prima, che ha un collegamento secondo me ideale con la prima, è sostanzialmente questo. Io le vorrei chiedere se il populismo, una parola che va molto di moda all'attualità, debba essere considerato dal punto di vista dei ragionamenti che in generale abbiamo fatto stamattina una malattia, diciamo, infantile della nostra democrazia, una sorta, tra virgolette, di malattia esantematica politica infantile, oppure, come penso io per esempio, una malattia senile della nostra democrazia, nel senso che pur avendo i cittadini elettori comunque ormai a un livello, io credo, di formazione individuale, se non di interesse, quantomeno anche dal punto di vista dei tassi di scolarizzazione, che non può essere paragonato a quello di 50 anni fa, se ancora stiamo a parlare delle sirene, delle suggestioni populiste come un elemento, diciamo, significativo dell'ambito politico, perché rispetto a questi partiti, a questi movimenti c'è un suffragio che in termini numerici va assolutamente considerato. Evidentemente il tema non è più quello, o forse non è solo quello, della formazione dell'episteme, diciamo, individuale, ma è quello forse più antico e ancora moderno, probabilmente, che le sirene delle suggestioni che attingono agli sprint animali, diciamo, alla pancia piuttosto che all'intelletto, sono un dato ineludibile rispetto al quale sia le democrazie che non le democrazie si debbano confrontare in ogni tempo e in ogni contesto. Grazie. Allora, io, se volete, sarò molto più breve. Parlo da mamma di una neo-18enne che deve votare a marzo e da insegnante, ok? Ed è la mia grande preoccupazione, perché al di là di tutte le parole che noi mettiamo, è come se questi ragazzi non avessero neppure l'abitudine alla libertà del pensiero, che è il pre di qualsiasi democrazia. Ed è quello che progressivamente si sta sfaldando. La mia è una preoccupazione per il futuro, non l'immediato del 4 marzo, ma del tra 20 anni, cioè di quando questa mia figlia, questi miei ragazzi, i miei 18enni, dovrebbero arrivare all'età in cui, come dire, dovrebbero avere quelle competenze che non solo non hanno dal punto di vista epistemologico, perché la scuola non li forma, e, come dire, spesso anche i colleghi non sono assolutamente, come dire, se andiamo a fare il lavoro su come vengono preparati gli insegnanti italiani, ci sarebbe, o scelti gli insegnanti italiani, ci sarebbe molto da dire, ma proprio rispetto alla possibilità di una formazione come è stata quella che ho potuto avere io come generazione. Ecco, basta. Io sono molto sintetica. Grazie.
No. Ma, siccome io avevo fatto l'introduzione, sì, sì, le, bene. No, quello che volevo, la considerazione che volevo fare io era di carattere istituzionale, nel senso che la nostra Costituzione è 60 anni, tratta in vigore il 1° gennaio del 1948. Ci sono stati dei cambiamenti rispetto al testo originario, sono stati introdotti dei cambiamenti anche significativi, no? Anche significativi come la riforma del titolo quinto del 2001, ma anche cose all'apparenza più piccole ma in prospettiva più pregnante come l'obbligo del bilancio di pareggio, che oltretutto è stata una riforma che è passata con i 2/3 senza che nemmeno si potesse parlare di un referendum. Ora, lei nel suo libro ricostruisce come la costruzione della seconda parte della Costituzione sia stata dovuta alla giusta posizione di una serie di elementi che nascevano da, potremmo dire, timori convergenti da parte delle principali schieramenti politici circa le conseguenze della prevalenza dell'uno sull'altro alle prime elezioni politiche. Il che vuol dire che il quadro complessivo della nostra Costituzione, che per certi versi era detto un unico, ma a partire dal bicameralismo paritario, che nella forma in cui esiste nella nostra Costituzione esiste solo in Italia, indipendentemente dall'elettività o meno della Camera Alta, fa sì che oggettivamente noi abbiamo una difficoltà in più rispetto alla possibilità della costruzione di un governo che sia in condizione di poter governare. Cosa che è resa ancora più evidente dalle soluzioni adottate per l'elezione del sindaco piuttosto che del presidente della regione. Proprio perché quel referendum ha avuto una risposta ad una domanda che non era quella che c'era scritta sulla scheda, le cose sono andate come sono andate. Senza voler dare troppa importanza, o meglio una soverchia importanza al dato istituzionale, nel senso che a volte una democrazia muore indipendentemente dal fatto che va in crisi, anzi diciamo la crisi, è morto. Indipendentemente dal fatto che ci sia o meno istituzioni funzionali, è possibile però in prospettiva pensare che la porta delle riforme possa riaprirsi? È vero che esiste una continuità di fondo dello Stato, e anche oggi la recensione sul Corriere della Sera a quel libro di Meiris dimostra come in fondo lo Stato fascista non sia stato per una degenerazione di elementi autoritari che erano già presenti nel vecchio Stato liberale. Però nello stesso tempo è altrettanto vero che se non esiste una semplificazione delle procedure e non esiste sia per la fiducia al governo sia per la formazione delle leggi, è molto difficile che si possa dare risposta in tempo reale e in termini di, come si può dire, continuità di governo a quelle che sono le attese dei cittadini. Attese che rimangono, perché poi è saltato fuori che si, in base ai sondaggi, singolarmente rispetto ai vari pezzi in cui si componeva la riforma, i cittadini erano favorevoli, pare che ce l'avessero con chi aveva proposto la riforma. Provo a dare una risposta rapida a queste molte domande, tutte molto interessanti. Sul problema delle fake news, guardi, ci sono due atteggiamenti su questo argomento. Il primo è quello, controlliamole, no? Secondo me è una cosa impossibile, e non c'è altro che una cosa impossibile selezionare, scegliere, filtrarle. E allora c'è un solo modo, che è quello di far circolare quanto più è possibile notizie vere invece che notizie false, aumentare la quantità di notizie buone rispetto a quelle cattive. È l'unico modo, è l'unico modo con cui i medici ci curano, tra l'altro, no? Che è quello di consentire, come dire, ai bacilli buoni di uccidere i bacilli cattivi. Questo è l'unico modo. Quindi, per esempio, io auspicherei che ci fossero più istituti di statistica per informarci. Lei sa che in Italia noi mediamente crediamo
che il numero degli immigrati sia intorno al 27%, secondo una, 27% della popolazione italiana, mentre come è noto è intorno all'8%, no, capisce bene, insomma, vuol dire che siamo male informati, allora bisognerebbe che ci fossero più informazioni corrette. Il secondo problema, è sufficiente la formazione civica? Certamente no, ma ne risponderò anche ricordando un episodio, una cosa che è scritta da Pietro Nenni, noto leader socialista, nei suoi diari, quando lui ritorna in Italia e riprende la guida del Partito Socialista. C'è un passaggio nel quale dice: ma io avevo lasciato l'Italia con dei leader politici che avevano tutti quanti fatto la gavetta, erano stati consiglieri comunali, assessori comunali, e che quindi sapevano che cosa voleva dire gestire la cosa pubblica. E se volete faccio un altro esempio dell'altro fondo, quello cattolico, Luigi Sturzo, che è stato il fondatore del Partito Popolare Italiano ed è stato un grande leader della Democrazia Cristiana, anche se nell'ultima parte della sua vita. E Luigi Sturzo è stato per tanti anni sindaco, bene, sindaco di Caltagirone, ed è noto che nelle amministrazioni centrali italiane, quando arrivava Sturzo, giovane sindaco, prete, giovane sindaco, ai ministeri di Roma, i funzionari ministeriali temevano Sturzo perché gli faceva le bucce, perché conosceva il bilancio meglio di qualunque funzionario ministeriale, va bene? Ed era, quindi, Nenni dice che arrivano delle persone che non sono al vertice dei partiti. Quindi io sono d'accordo con lei, non basta un'educazione civica, l'educazione si fa anche quel processo che gli inglesi chiamano learning by doing, imparare facendo, no? Ci sono delle cose che si imparano facendo, ma questo è il secondo piano. Bisogna mettere il primo piano, che è appunto un'educazione, chiamiamola civica. Il terzo problema, politica e tecnica. No, ma io non penso che bisogna, come dire, affidare la politica ai tecnici, questo è sbagliato. Quello che io, anche perché, scusate, il vero problema è che è impossibile conoscere tutto lo scibile, no? Quindi il problema è proprio è una situazione politica che è la cosa di cui noi oggi abbiamo bisogno, cioè una conoscenza dei meccanismi di decisione e dei modi di formazione della psicologia collettiva, degli orientamenti dei cittadini, dei modi di formazione delle decisioni a livello comunale, a livello regionale. Queste cose qui non richiedono di essere dei professori di ingegneria o dei professori di diritto amministrativo, richiedono alcune conoscenze di base, e io non penso quindi che in qualche modo quelle aspirazioni che pure ci sono state 50 anni fa avevano grande successo, le proposte della cosiddetta tecnocrazia, cioè un famoso studioso francese, Meynaud, che ha scritto dei bei libri su questo argomento. Non penso che sia quello di cui noi abbiamo bisogno oggi. Abbiamo semplicemente bisogno di capire dove c'era, solo per riprendere una frase che è stata utilizzata, dove sono delle persone che ragionano con la pancia e dove sono delle persone che ragionano con l'intelletto. Saper distinguere, questo credo che sarebbe molto importante. E la domanda della madre di un diciottenne o di una diciottenne, non ho capito se è maschio o femmina, senta, questo è un problema grave, e il problema che sta verificando comunque, c'è una fortissima diminuzione delle partecipazioni, ci sono alcuni paesi della zona scandinava dove pure c'è un vivere civile molto sviluppato, dove la partecipazione politica sta diminuendo. Le interpretazioni che si danno sono due. La prima è un rifiuto della politica, la seconda è un po' più sottile, e cioè le persone sono soddisfatte del mondo in cui vivono e quindi spostano i loro interessi in altre cose, su altre cose. Quindi noi dobbiamo anche essere pronti a cercare di capire che il disinteresse della politica può essere anche un segno positivo,
e può rappresentare il segno di altre esigenze, di altri bisogni che possono essere individuali o collettivi, e dobbiamo cercare di capirli. Questa è l'unica cosa che una persona che ha fatto per 50 anni professore e quindi è un educatore fondamentalmente le può dire oggi, perché siamo in una fase di passaggio nella quale ci troviamo per la prima volta in questa fase di passaggio. Voi vi dovete rendere conto che noi stiamo vivendo, insomma, noi l'umanità ha vissuto per secoli rimanendo ferma, stabile, l'acqua era ferma. Oggi ci troviamo con un mondo che sta mutando ad una rapidità tale che noi non riusciamo a seguire con le nostre intelligenze la rapidità del cambiamento del mondo. Quindi dobbiamo anche avere l'umiltà di cercare di, come dire, capire e non giudicare troppo presto. Quindi non giudichi troppo presto il disinteresse dei giovani per la politica. Certo, una volta dove anche cercare di inserire nei contesti le persone. Nel momento in cui l'Italia si faceva, l'Italia repubblicana si faceva, c'era da combattere qualcuno, c'era l'autoritarismo, la dittatura fascista, si usciva da un periodo di forti compressioni delle libertà personali, individuali, e quindi questa riespansione c'è stata fortissima. E poi c'è stato tanti anni invece di un regime diverso, e noi dobbiamo renderci conto che i contesti sono cambiati e quindi le persone reagiscono in maniera diversa ai diversi contesti, insomma. E quindi probabilmente nei giovani c'è un interesse che sta mutando. L'ultima domanda: si può pensare di riaprire la porta alle riforme? Sono un po' scettico, perché noi abbiamo avuto 30 anni di studi, proposte di riforme costituzionali. Non penso che i prossimi 25 anni, cioè che il prossimo quarto di secolo, invoglierà qualcuno a fare delle proposte. Però non sono neppure pessimista, perché se le proposte al secondo piano, che è il piano alto, la Costituzione, forse non avranno seguito o successo, perché le persone sono stanche di inseguire questa aspirazione, probabilmente invece ai piani terreni si può fare molto, perché voi capite bene che noi viviamo in una casa e in questa casa ci sono dei principi che sono fissati nella Costituzione, ma poi la nostra vita quotidiana si svolge a contatto con la scuola, con l'ospedale, con l'ufficiale di Stato civile, col comune, con la regione, con l'ingegno civile, cioè, e lì c'è molto che si può fare, e si può fare quotidianamente senza subire le conseguenze di questa, diciamo la verità, disillusione sulla possibilità di modifiche costituzionali, perché i tentativi dal punto di vista intellettuale sono stati molti, pensate, tre commissioni parlamentari abbiamo avuto, che hanno lavorato a lungo, poi ci sono stati tutti gli studi che ha proposto Napolitano quando era Presidente della Repubblica, due referendum. Ecco, io non penso che ci sia qualcuno che ci si voglia rimettere da capo, ma penso che però chi ci si vuole rimettere a fare qualche riforma la potrebbe fare a un livello più basso, quello che si chiamava una volta i rami bassi, l'amministrazione piuttosto che la Costituzione. Questo aprirebbe un discorso molto lungo e ci porterebbe molto lontano. Grazie professore per questa lezione particolare, ma magistrale. Rimando al prossimo appuntamento il sabato 27 sulle fake news. Quindi ci vediamo sabato. Grazie a tutti.